Rapporteur del tavolo numero 4, che si chiama Giancarlo Caroleo, dirigente di un CPA, di un centro provinciale per l'istruzione degli adulti di Catanzaro, perché dopo un impegno anche lui deve andare a Catanzaro, perché oggi c'è la sessione d'esame, giusto, per il livello A2. Poi ci spieghi in un minuto cos'è il livello A2 di alfabetizzazione e di insegnamento della lingua italiana agli stranieri. Prego. E dove? Forse è meglio che sale qui, si accomoda al tavolo. Grazie. Sì. Buongiorno a tutti, saluto tutti quanti. Allora, il tavolo di lavoro era il numero 4. Integrazione e territorio, nuovi modelli di sviluppo sociale. La composizione era la seguente: il tavolo era coordinato dalla dirigente scolastica Rita Garraschelli, il rapporteur è stato, lo faccio io, Giancarlo Caroleo, altri componenti: Andrea Mordiroli, che è operatore della cooperativa Daedalus di Napoli, Libera Talento, dirigente scolastico Istituto Comprensivo Riace, Monasterace, provincia Reggio Calabria. Poi Maria Donato, che rappresenta il comune di Belvedere Marittima, Marcella Crudo, dirigente scolastico dell'IC Badolato Santa Caterina Ionio, provincia di Catanzaro. Poi Marilyn Cabba, che opera come chef nei villaggi turistici in Badolato, sempre provincia di Catanzaro. Franco Zaffino, che coordina il centro Miriam Sprar di San Pietro Apostolo, località montana, provincia di Catanzaro. Giovanni Fortugno, della comunità Giovanni XXIII di Reggio Calabria. E poi Joseph Vordi Michel, che scusa per la pronuncia, fa il mediatore e interprete sempre nella comunità Papa Giovanni XXIII di Reggio Calabria. Allora, il tavolo si è svolto in maniera molto proficua, è stato molto partecipato e tutti i componenti hanno dato un contributo proprio concreto ed importante. È incentrato sulle implicazioni relative al rapporto tra integrazione e territorio e proprio nuovi modelli di sviluppo sociale. La dirigente scolastica Rita Garraschelli dell'USR Lombardia ha avuto funzione di coordinamento del gruppo e dell'attività. Ha presentato la sua positiva esperienza all'interno dell'USR della Lombardia. Ha descritto in effetti le dinamiche di inclusione e di accoglienza che sono state poste in essere negli ultimi decenni, anche a fronte delle varie emergenze che si sono susseguite in quel territorio, proprio per le fluttuazioni migratorie tra italiani, gente che dal sud si recava al nord, e di persone che venivano dalle altre parti del mondo e dell'Europa. In effetti sottolinea l'impegno che quell'USR sta profondendo anche in rapporto ai supporti che pone in essere relativamente alle singole scuole, soprattutto a sostegno delle fasce di studenti economicamente e socialmente più deboli. A seguire poi la preside ha dato parola ai singoli componenti del gruppo di lavoro. Allora Andrea Mordiroli ha esposto la sua profonda esperienza nell'ambito del progetto Officine e Gomitoli. Ricordo che Andrea Mordiroli è operatore della cooperativa Daedalus che lavora a Napoli. È un progetto realizzato proprio a Napoli, nel quale si è concretizzato un incontro tra accoglienza, tempo libero, istituzioni, scuole, artisti. Ecco, questa è la novità, la cosa più importante. Il mondo dell'arte è riuscito a sensibilizzare pure quelle che sono le dinamiche dell'inclusione e dell'accoglienza. Quindi la sensibilità dell'uomo che opera nel campo delle arti musicali, pittoriche, eccetera, ha dato un contributo concreto proprio per permettere alle persone di essere incluse e di essere protagoniste rispetto a questo progetto grande di rispetto e di integrazione reale. E naturalmente ogni componente ha fatto poi delle proposte, no? Perché la prospettiva qual è? Ecco, questo è il messaggio, che le istituzioni si prendano il carico sociale a tutti i livelli dei processi di integrazione, formazione e inclusione, perché sostiene il nostro esperto
che i costi per la prevenzione sono minori rispetto ai costi sociali che debbono essere affrontati per la repressione. Per cui investire in prevenzione significa garantire un futuro positivo per tutti quanti. Segue la avrebbe dovuto conferire alla preside Liberata Lento, che dirige l'Istituto Comprensivo di Riace Monasterace, ma non era presente, però sono subentrato io, che opero anche in zone limitrofe a quel territorio. In effetti Riace rappresenta un modello positivo di integrazione, perché è una località che si è ripopolata proprio a seguito di questo processo di accoglienza e di inclusione di questi ospiti. Alla fine, diciamo, questa attività di inclusione ha permesso pure di rivitalizzare le attività economiche e le attività sociali. Prospettive proposte ovviamente sono quelle di, diciamo, esportare questo modello inclusivo anche in altri territori. A seguire ho dato il mio contributo, io dirigo il CPA di Catanzaro e in effetti noi, come attività di progetto, abbiamo immaginato all'inizio del nostro lavoro di, diciamo, estendere i punti di erogazione del servizio scolastico, quindi in sinergia con l'amministrazione comunale di Badolato e di Santa Caterina, che ricordo sono comuni limitrofi che quasi confinano con Riace, abbiamo permesso l'attivazione di un modulo didattico proprio per facilitare la frequenza di questi nostri migranti ai corsi di alfabetizzazione per il conseguimento delle abilità comunicative di base, perché in effetti il conseguimento delle abilità comunicative, la mentalità proprio che è correlata anche al momento di cittadinanza attiva, permette una vera e propria inclusione. Quindi, proprio lavorando insieme anche all'Istituto Comprensivo di Badolato, siamo riusciti a porre in essere questo momento di formazione scolastica. È intervenuto poi la docente tedesco, che insegna anche al CPA, che ha una esperienza carceraria perché lavora nelle carceri, quindi ha esposto anche la possibilità di fare inclusione attraverso un approccio importante con persone che hanno appunto delle problematiche serie e molto devastanti talvolta. Segue Maria Donato, che rappresentava il comune di Belvedere, altra ottima esperienza. Da circa 20 anni il comune sistematicamente ospita gruppi di studenti, ma in questo caso non sono studenti migranti, non sono persone, diciamo, che vengono qui ad essere ospitate, ma sono studenti che vengono un po' da tutta Europa, proprio per permettere loro di formarsi e di fare anche turismo culturale, perché, diciamo, le attività che seguono ai corsi di alfabetizzazione della lingua italiana sono anche di tipo turistico e conoscitivo. Marcella Crudo, alla fine, ecco, la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Badolato Santa Caterina, ha raccontato le peripezie e le esperienze che ha dovuto porre in essere per permettere una forma di pacificazione sociale, quindi la realizzazione di una convivenza positiva e costruttiva, in sinergia anche con il CPA che dirigo e con le amministrazioni comunali di Badolato e Santa Caterina. Voglio sottolineare a tal proposito che si tratta di due amministrazioni che sono molto attive e molto attente, anche perché, per ciò che concerne Santa Caterina, diciamo, è una novità per quella località proprio questo momento di accoglienza di flussi migratori. La signora Mary Mencabba non era presente. Franco Zaffino, colui appunto che lavora nel Centro Miriam di San Pietro Apostolo, non era nemmeno presente, ma Giovanni Fortugno, anche io assente, però ha mandato un video, un documentario dal quale si è potuto evincere proprio il lavoro intenso e sistematico che la comunità Giovanni XXIII ha posto in essere nell'ambito della provincia di Reggio Calabria, proprio mostrando dei momenti significativi di accoglienza e di inclusione. La stessa Vosief Vordi Michele, io chiedo scusa per la pronuncia, era assente, comunque questa era mediatrice e interprete della comunità San Giovanni. Questa è un po' la sintesi, un po' veloce. Comunque io, a titolo del gruppo, ringrazio tutti per la collaborazione e grazie a voi per la cortese attenzione. No, come?
a due. Nel frattempo io volevo ringraziare i sindaci del comune dei comuni dell'Arberia, vedo in sala il sindaco di San Cosmo, San Giorgio, chiedo scusa. Grazie. Chiamo adesso come rapporteur Roberto Sant'Agata, è un collega del Dipartimento dell'Istruzione al Ministero dell'Istruzione. Posso dirlo che sei prossimo dirigente tecnico qui in Calabria. Tra poche settimane lui viene qui e quindi è già qui in questi giorni. Vai. Tanto dobbiamo partire con lei. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il gruppo coordinato dalla dottoressa Monica Buonfiglio, mia collega al Dipartimento, ha trattato le tematiche relative a questo progetto di grande spessore culturale svolto qui tra i borghi della Calabria, e Pitagora Mundus. La coordinatrice ha messo subito in evidenza che in Calabria, anche perché di origini calabrese, si incontra il volto del fratello, il fratello che deve essere accolto, incluso ed integrato. Sono emozionato. Emozionato perché sarà con noi in Calabria, quindi certo. Non vuole giocarsi il tutto, no. Negativamente. Comunque è stato messo subito in evidenza che per la realizzazione di questo progetto si è dovuto veramente fare riferimento alle forze dei vari enti coinvolti. Infatti abbiamo avuto per la realizzazione di questo progetto la concreta esperienza di un sistema formativo integrato, un sistema che ha visto coinvolte vari enti, le istituzioni scolastiche, l'ufficio scolastico regionale, la regione, le singole istituzioni scolastiche, ma anche l'aspetto relativo alla sanità. La discussione è proseguita con l'intervento dei docenti. Anche i docenti hanno, quello che è emerso dai docenti è stata la grande volontà, una volontà di non perdersi d'animo, una volontà di dare vita veramente a quel percorso di inclusione, di integrazione che fa della scuola la nostra scuola. E la sfida soprattutto ha riguardato la possibilità di mettersi in gioco, la possibilità di rimodulare i percorsi didattici, un percorso didattico che deve puntare appunto alla inclusione e alla integrazione, e questo ha rappresentato un'offerta, un'occasione di crescita culturale e professionale sia per gli docenti che per gli stessi alunni, non solo gli alunni che sono stati ospitati, che nella stragrande maggioranza vengono dal Kurdistan, ma ha rappresentato un'occasione di confronto anche per gli alunni delle scuole calabresi. E fondamentale è stato per la realizzazione di questo progetto la parte dedicata all'alternanza scuola-lavoro, perché fuori dalla classe, fuori dal contesto prettamente scolastico, è stata data loro la possibilità di poter familiarizzare ancora di più, di poter veramente avere uno scambio reciproco e vicendevole. Il progetto sicuramente è stato forte, innovativo, di grande impatto, ha sconvolto quello che era l'assetto a cui le scuole erano abituate e ha portato una ventata di novità. Certamente gli aspetti positivi sono comunque, vanno comparati e vanno paragonati anche a quelle che sono state le criticità che sono emerse, e i docenti soprattutto hanno sottolineato la mancanza di una specifica formazione precedente e quell'aspetto di relativo alla improvvisazione iniziale. Poi è normale che si sono dovuti organizzare, hanno dovuto rimboccarsi le maniche e hanno creato delle buone prassi che speriamo possano essere poi prossimamente codificate in un accordo, in qualcosa di strutturato che possa poi essere spendibile in altre diverse situazioni analoghe. E un altro aspetto che hanno sottolineato è ci dovrebbe essere una maggiore presenza di mediatori linguistici e culturali. Fondamentale il progetto è stato anche perché ha dato l'opportunità di poter creare delle attività curricolari, ma soprattutto extracurricolari, per favorire appunto l'integrazione e l'inclusione di questi ragazzi, non solo tra i banchi
banchi della classe, non solo all'interno del contesto scolastico, ma soprattutto all'interno del contesto territoriale di riferimento, perché si sono integrati non solo a scuola, ma anche fuori dalla scuola, anche nell'extrascuola. E la presa in carico di questi ragazzi è stata una presa in carico istituzionale nel vero senso della parola, perché sia il dirigente scolastico che è qui vicino, lei li tratta come figli, però se ne è assunta la tutela e la responsabilità, e in altri contesti invece è il sindaco che lo ha fatto. Quindi abbiamo una sinergia, veramente un sistema formativo integrato che ha potuto dare gli esiti previsti. La scuola quindi ha trovato in questa possibilità, in questo progetto Pitagora Mundus, un'occasione per crescere, un'occasione per andare avanti, un'occasione per sperimentare nuove strategie didattiche, nuovi curricoli verticali. In alcune esperienze scolastiche è stato sperimentato anche un curricolo plurilingue, quindi la presentazione di brevi e di obiettivi specifici nelle diverse lingue, sia quindi in inglese, che avrebbe dovuto fare da collante, in italiano, ma anche in curdo. E gli enti, anche i presenti, i vari sindaci, hanno manifestato quindi aspetti positivi, hanno sottolineato l'importanza della prosecuzione di questo progetto nel contesto calabrese, nel contesto dei piccoli borghi, nel contesto di queste realtà che soffrono l'abbandono scolastico, ma l'abbandono anche proprio del territorio da parte dei cittadini. E quindi l'arrivo di questi ragazzi ha rappresentato per loro la possibilità di rifar rivivere strutture dismesse. Anche questa è una testimonianza, quindi una struttura di questo genere, un grande patrimonio culturale che ha ripreso vita anche e soprattutto in funzione della prosecuzione del progetto Pitagora Mundus, un progetto che è emerso da tutto il gruppo, che potrebbe sicuramente essere esportato in altri contesti, un progetto che potrebbe attecchire anche in altre situazioni, ma che dovrebbe essere comunque supportato meglio, e anche economicamente ci dovrebbe essere un qualcosa di più forte. È un progetto che comunque ha consentito il dialogo, lo scambio interreligioso e interculturale tra i diversi soggetti coinvolti. È un progetto che ha consentito la possibilità di far conoscere, anche di far rivivere le vecchie tradizioni di questi borghi, e ci sono stati poi sottolineati anche i ritorni in aspetti proprio di microeconomia, in quanto si è rivitalizzata. Le proposte sono quelle appunto di poter continuare questo progetto, la proposta è quella di poter esportare questo progetto, che è un progetto che però deve essere sottolineato non come semplice assistenzialismo, ma è un progetto di vero spessore culturale. E un aspetto importante è quello che è emerso dal medico presente all'interno del gruppo, è che bisognerebbe preparare questi ragazzi anche da un punto di vista sanitario, da un punto di vista proprio della prevenzione della salute. Come ha detto la preside Smeriglio, il progetto non è la risposta ai barconi che arrivano in terre calabre, ma sicuramente è un'opportunità di crescita culturale e professionale per tutto il personale scolastico e non scolastico. Visto che ieri poi hanno proceduto con delle citazioni, ne ho trovata una anche io, che però non so di chi sia, però mi è piaciuta, e dice: chi è chiuso nella gabbia di una sola cultura, la propria, è in guerra con se stesso e non lo sa. Grazie. Chiama consegnati, Simone consegnati. Che cosa succede se qualcuno trova la fonte di questa citazione? Se qualcuno trova la fonte di questa, si mette in contatto con te. Chiamo adesso Simone Consegnati per il terzo tavolo. E Simone Consegnati coordina le attività di formazione dell'Alta Scuola EIS, Educare all'incontro e alla solidarietà, dell'Università LUMSA di Roma. C'è questo brusio, ma bisogna chiedere a qualcuno. Sì, ve lo diciamo. Allora, se si sente un po' di brusio che ci disturba vicendevolmente, se gentilmente potete chiudere, prego, professore. Bene, buongiorno. Buongiorno a tutti, per me è veramente un piacere oggi essere qui a fare un momento di chiusura di un
percorso impegnativo e entusiasmante, che è il percorso del service learning, che è stato introdotto già ieri durante la mattina dal professor Fiorin, che ci ha dato alcune linee di riflessione, che nel pomeriggio è stato sviscerato e affrontato da un gruppo ampio di docenti. Era così ampio che ci siamo dovuti un po' allargare, no? La sala era un po' stretta, e questo è sempre un buon segno. Io ho il compito quindi di essere un rapporteur di questo gruppo di lavoro, che è stato coordinato da Marina Baretta del Dipartimento dell'Istruzione e Formazione del MIUR. È stato un gruppo di lavoro caratterizzato da un duplice intento: da una parte cercare di capire e approfondire un po' meglio cos'è questo benedetto approccio del service learning, attraverso riflessioni e uno sviluppo del pensiero. Dall'altro, conoscere le buone pratiche realizzate qui in Calabria. Il progetto che appunto è stato realizzato da due scuole, di cui ora parleremo brevemente. Bene, questa tensione tra l'agire e il riflettere ha fatto scaturire veramente un gruppo di lavoro che ha continuamente approfondito alcuni aspetti, e sono uscite domande molto interessanti che poi ci hanno permesso di capire un po' meglio, spero, in cosa consiste il service learning. Bene, nei primi interventi abbiamo cercato di capire le caratteristiche programmatiche del service learning. Abbiamo visto che è un approccio pedagogico che permette alla scuola di incontrare i bisogni della realtà e permette ai ragazzi di essere protagonisti, che è quello che ci chiedono. Quindi non solo un imparare facendo, ma un imparare facendo attraverso il servizio e l'incontro con la comunità. Questo è stato un aspetto molto, molto importante. Infatti sono queste le caratteristiche del service learning: l'apprendimento formale, il servizio e il protagonismo. Dall'altra abbiamo ascoltato questa bellissima esperienza di service learning fatta da due scuole, da due istituti: un istituto comprensivo e un istituto onnicomprensivo, Vibo Marina e il vostro. Bene, da questa esperienza abbiamo visto come c'era un bisogno in questa realtà, il bisogno di non perdere la ghitonia, il vicinato, l'identità di un paese. E per fare questo sono stati coinvolti i bambini, pensate un po', quelli piccoli della scuola primaria, che spesso vengono considerati un po' meno importanti oppure soltanto bisognosi di tanto amore. No, loro sono stati protagonisti, si sono attivati, si sono incontrati, si sono posti dei problemi. E poi sono andati da questi anziani e insieme hanno riattivato questo senso di identità, questa ghitonia. È service learning? Ci siamo chiesti tanto in questi mesi? Sì, perché risponde a questi tre bisogni: l'apprendimento formale, il servizio e il protagonismo. Così tanto protagonismo, così tanto servizio e apprendimento, che abbiamo finito qualche minuto prima, lo confesso, perché poi siamo dovuti andare nella bella piazza del paese. È stata una sorpresa graditissima, dove abbiamo visto concretamente i bambini e gli anziani del paese filare la lana, incontrarsi, giocare, accompagnati da una bellissima, veramente complimenti da parte nostra, orchestra, no, gruppo locale. Conclusione del pomeriggio col professor Fiorin, con il nostro gruppo di lavoro, abbiamo detto veramente quanto il service learning possa risolvere e affrontare i problemi di una comunità. E all'interno di questo discorso sono state fatte tante domande da parte dei presenti, che hanno cercato di capire meglio in cosa consisteva questo approccio. E io penso che alla fine di questo momento di lavoro tutti lo abbiamo capito, nel vedere questo gruppo festante di persone per la via, no? Per la via del paese, aver riattivato questa ghitonia. Quindi, ecco, da parte nostra l'augurio è che i bambini possano continuare ad essere protagonisti veramente e ad apprendere attraverso il servizio. Speriamo che questo sia un punto di inizio, ovviamente, no? Un momento di lancio. Il gruppo quindi poi, appunto, come detto, ha terminato qualche minuto prima e siamo andati a vedere questa bella esperienza. Io penso che sia stato un momento importante e vivo per tutti i protagonisti, sicuramente. Grazie. Grazie. Sì, ciao. Chiamo adesso Francesca Camodeca, dirigente scolastico a Frascineto, provincia di Cosenza. E dov'è?
la vedi? La preside Camodeca, io l'avevo vista in sala. Vogliamo anticipare con la dottoressa, con il gruppo coordinato dalla, rapportato dalla dottoressa Franco? Ma è uscita, quindi tu l'avevi vista. Va bene, passiamo avanti. Vuoi chiamare la preside Camodeca? Andiamo avanti intanto, quindi Maria Stella Franco dell'ufficio scolastico della Calabria, per il tavolo numero 4, 5, accoglienza e integrazione linguistica per minori stranieri non accompagnati e per i rifugiati, un tema difficile e anche cruciale per la Calabria, che è la seconda regione d'Italia per numero, lo dicevamo ieri, di minori stranieri non accompagnati. Dopo la Sicilia c'è la Calabria. Buongiorno a tutti, mi ha già presentato il dottor Rongini. Il compito che mi è stato dato è, abbiamo detto, già molto difficile per noi della Calabria, e lo abbiamo affrontato ieri con grande interesse da parte di tutti i partecipanti. Ha coordinato il gruppo Margherita Pappalardo dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania. Bellissime tutte le esperienze portate dai componenti del gruppo. Molto velocemente li ripercorro perché i loro lavori sono stati così interessanti che è un vero peccato non sottolinearli. Ha iniziato Chiara Perri del Centro Astalli, sede italiana del Servizio dei Gesuiti, che ci ha raccontato del loro progetto Finestre, storie di rifugiati, una riflessione sul tema del diritto d'asilo presentato ad un pubblico di giovani e di studenti, e che ha visto l'esperienza, raccontata l'esperienza dei rifugiati appunto con le loro terribili storie, e questo proprio per scardinare quei pregiudizi e quei luoghi comuni che purtroppo tutti noi abbiamo nei riguardi, o almeno pensiamo di avere nei riguardi degli stranieri. Poi la dirigente Teresa Romano dell'ITIS Scalfaro di Catanzaro, che ha accolto nella sua comunità scolastica un numeroso gruppo di stranieri, sia di seconda generazione, sia egiziani borsisti che sono qui con delle borse di studio, che ha arricchito moltissimo la comunità proprio scolastica, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista umano. Però frequenta questa scuola anche circa 20 ragazzi stranieri non accompagnati, e per loro la situazione è diversa, ma ne riparleremo. Poi la dirigente Graziella Cammalleri dell'Istituto Professionale Tecnico Da Vinci Nitti di Cosenza, anche lei con una bellissima esperienza, e so che stamattina ci sono qui proprio i ragazzi stranieri, ha trasformato la sua scuola in una palestra di vita, un luogo quindi privilegiato in cui si sperimentano sul campo i valori sia dell'identità che dell'alterità attraverso dei percorsi di comunicazione non verbale con interventi peer-to-peer, e insomma un incontro di cultura, uno scambio di tradizioni diverse per giungere alla parola come verbum. Poi Daniela Zaccuri e Agata De Luca, referenti di intercultura dell'Istituto Comprensivo Telesio di Reggio Calabria, che operano in una realtà scolastica frequentata da molti rom, con tutti i problemi ovviamente che comportano questi ragazzi. Loro hanno attivato un protocollo di inclusione per gli stranieri che comprende diversi moduli, dalla modulistica per le istruzioni proprio per i docenti, al compito delle segreterie amministrative, ai rapporti con le famiglie per un corretto inserimento degli studenti. Ovviamente hanno anche sottolineato quali sono i problemi, perché le famiglie ovviamente non sono molto contenti di avere tutti questi rom con tutti i loro problemi. E ultimo, ma non certo per importanza, Alessandra Papa dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, che ci ha parlato del bellissimo progetto
per i minori non accompagnati a seguito di un protocollo d'intesa tra la Regione Toscana, l'Università di Firenze e appunto l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana sulla rilevanza pedagogica della presenza di questi alunni che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, quindi una bella sinergia tra istituzioni. E fino a qui le belle esperienze, le belle pratiche che hanno dimostrato ancora una volta la voglia dei nostri dirigenti e dei docenti della scuola italiana che si impegnano sempre giornalmente. Per mutuare proprio una battuta del dottor Ongini di ieri, ma che non conclude però il mio intervento, l'impresa era impossibile, ma i docenti e i dirigenti non lo sapevano e quindi la fecero. E allora invece adesso passiamo a quelli che sono i veri problemi dell'inserimento di questi minori non accompagnati. Lo abbiamo detto, lo ha ripetuto stamattina il dottor Ongini, la Calabria è seconda solo alla Sicilia per numero di ragazzi che giornalmente arrivano sulle nostre coste e quindi abbiamo il serio problema di inserirli. Il più delle volte non sappiamo neppure se il nome che loro danno è un nome reale, non sappiamo la loro età, non sappiamo, ce l'ha detto ieri il dottor Caforno del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di Mendicino, la preoccupazione principale di questi ragazzi è quello di regolarizzare i loro documenti, raggiungere la maggiore età per poi procedere e andare oltre per arrivare nell'Europa del Nord, dove hanno la speranza di una vita, di un lavoro, perché loro sono qui con il pensiero di aiutare le loro famiglie che sono rimaste in quei paesi purtroppo. E quindi qual è il nostro problema? È serio, lo abbiamo discusso subito dopo, abbiamo capito che tutto quello che noi facciamo, ed è tanto, non basta. Noi abbiamo bisogno di aiuto e la richiesta che noi adesso rilanciamo, ringraziamo il capo dipartimento che è qui, noi abbiamo bisogno di maggiori ore per un'accoglienza migliore. Non possiamo inserire questi ragazzi che arrivano 17-18 anni nelle nostre scuole, oltretutto arrivano in qualsiasi periodo dell'anno scolastico. E allora per una maggiore accoglienza, creare delle classi dove si possa fare effettivamente più italiano, più matematica, più inglese. E poi inserire questi ragazzi nelle attività, perché è chiaro che non vogliamo isolarli, e alle attività come educazione motoria, musica, teatro, perché qui riescono effettivamente a integrarsi e possibilmente nelle scuole superiori anche nei laboratori. E quindi a questo punto una, e lo so che tocco un tasto per noi, una maggiore possibilità di avere per queste scuole che accolgono i ragazzi, lo so che è quello che non dovremmo mai chiedere, però dei finanziamenti maggiori, non per tutti, ma solo per queste scuole dove ci sono questi ragazzi. E poi soprattutto la formazione per la lingua 2, la formazione per la lingua 2 perché è importante, i mediatori sono importanti, ma per i docenti di lingua 2 sono ancora più importanti. E ancora un'altra cosa, devo leggerlo, cioè hanno la scuola di primo grado, hanno il problema dei ragazzi per le prove invalsi. Quindi è una cosa importante non dover non fargli fare le prove invalsi, è impossibile perché arrivano all'inizio dell'anno e non ce la fanno a raggiungere perché vengono inseriti poi in terza media. E poi anche ci dicevano l'eliminazione della certificazione delle competenze perché non riescono in così breve tempo a raggiungere quella padronanza linguistica. Mi pare di avere detto tutto e voglio concludere solo, il sindaco non c'è, mi
Volevo con un altro, oltre a San Nilo, anche un nostro Cassiodoro, un altro eminenza della Calabria, che diceva: voi tutti che vivete rinchiusi entro le mura del monastero, osservate pertanto sia le regole dei padri, sia gli ordini del vostro superiore e portate a compimento volentieri i comandi che vi vengono dati per la vostra salvezza. Prima di tutto, accogliete i pellegrini, fate l'elemosina, vestite gli ignudi, spezzate il pane agli affamati, perché non si può dire veramente consolato colui che non consola i miseri. E quindi questo si rifà veramente alle parole di Papa Francesco in questo anno giubilare della misericordia. Grazie. Io mi ero sbagliata, chiamiamo Fusacchio che è il coordinatore. Invece, no, ho un problema con la macchina nel raggiungere la sede. Sta arrivando ma non c'è. Mi ero sbagliata, forse non ci ho visto bene da lontano, non c'è. Vogliamo chiamare il coordinatore? Non lo sa? No. Vuoi che lo dica io? Che c'è un problema? No, dico io. Dunque, siamo all'ultimo tavolo, ma la persona che aveva il compito da rapporteur ha un problema con la macchina, mi dice la preside, quindi sta venendo. Allora abbiamo pensato di chiedere al mio collega Giuseppe Fusacchia, che ha fatto il coordinatore del tavolo, se la sente lui di dirci alcune cose. Giuseppe? Intanto chiamo, così hai un minuto di tempo. Chiamo Ugo Ngami, che avete visto tante volte in questi due giorni, si è avvicinato a molti di voi. Lui ha un compito che adesso ci dirà, è una comunicazione di servizio. Ciao a tutti, già qualcuno mi conosce, sono Ugo e collabora con Pitagora Mondus. Quindi ho il compito di raccogliere tutti quello che avete detto e per pubblicare un libro. Quindi mi avvicinerò a tutti voi, coloro che hanno avuto il compito come relatore e relatrice, per chiedere i vostri email, così lunedì già vi mando l'email e entro mercoledì di mandarmi il riassunto di quello che avete fatto, se è possibile. Così facciamo un lavoro un po' veloce. Va bene? Ok, ciao. Il lavoro che hanno fatto. No, qualcuno già ce l'ha pure pronto. Perché sennò... Allora, chi non ce l'ha pronto, l'abstract entro fine mese. Ugo è rigido, però ce ne sono tanti che l'avranno già pronto. Prego. Ah, è arrivata la dirigente Camodeca, prego. A fianco. Facciamo fare un intervento a due voci. Allora, la dirigente ha avuto un problema perché viene da Frascineto, è la dirigente del liceo di Lungro. Te la senti subito? Sei arrivata? Proprio. Grazie, buongiorno e vi chiedo scusa, ma io sono venuta qui con due docenti della mia scuola, perché ieri abbiamo fatto un bellissimo incontro con il collega Musacchio, veramente a Fusacchio.
Fusacchia, è davvero molto interessante, a cui hanno partecipato tutti i presenti, perché il problema era molto sentito. Quindi i miei docenti, dicevo, sono voluti tornare a casa, perché il titolo è Vecchie e nuove minoranze a confronto, il titolo del tavolo. I presenti, un attimo che prendo un po' i riferimenti, perché sennò, oppure se mi dà, l'unica cosa che devo fare è mettere gli occhiali, perché purtroppo senza occhiali non... I relatori appartenevano alle vecchie minoranze, c'erano rappresentanti della minoranza arbrescia, della grecanica e della occitana, e anche alle nuove minoranze, perché la Calabria è terra di accoglienza, lo è stata nel passato e lo è anche nel presente. Ovviamente nel passato le situazioni sociali erano diverse, l'accoglienza è stata diversa ma anche molto difficile, ma anche le attuali minoranze incontrano difficoltà. Una sintesi di tutti gli interventi, a mio avviso, è stata questa. È necessario che bisogna, la scuola soprattutto, collabori alla costruzione dell'identità culturale di ognuno dei ragazzi appartenenti alle vecchie o alle nuove minoranze. Le nuove minoranze vivono questo problema attualmente e l'intervento soprattutto di Sara Cabba è stato molto molto interessante e importante. È stata una ragazza molto forte che ha costruito da sé la sua identità culturale, però ha lanciato un messaggio fortissimo, quello del fatto che i ragazzi che vengono adesso in Italia, che studiano, raggiungono anche alti livelli di istruzione, hanno difficoltà poi a integrarsi, hanno difficoltà, non possono partecipare nemmeno ai concorsi perché non sono cittadini italiani. Quindi da lì viene fuori tutta una serie di problematiche che spero qualcuno prenda a cuore e possa risolverle. D'altra parte, quando era piccola diceva proprio che ha avuto una crisi terribile nel trovare la sua identità, cioè trovare le proprie radici, che sono importanti per l'uomo, anche l'uomo di oggi, ed è questo il cruccio che aleggia nelle scuole di minoranza storica, quella arbrescia, ma sia l'occitana che la grecanica. Cioè nei nostri giovani bisogna costruire l'identità culturale, perché è importante che le radici siano chiare. E quindi noi abbiamo chiesto, tutti quanti, io per prima, perché nel PTOF della mia scuola l'ho inserito, il bilinguismo locale arbrescia, ma anche le altre scuole di minoranza, la grecanica e la occitana, sono d'accordo su questo, quindi il Ministero ci deve aiutare in questa direzione. E per le nuove minoranze, a mio avviso, la scuola deve lavorare con le associazioni che accolgono questi nuovi immigrati, figli di nuovi immigrati, perché possano, insieme scuola e associazione, costruire l'identità culturale, che è importantissima, lo è per le vecchie minoranze e per le nuove minoranze. Penso che questa sia la sintesi a cui ho molto pensato per poterla dire in poche parole a loro. Ripeto ancora che è stato molto interessante il lavoro che è venuto fuori. Grazie, e vi chiedo scusa ancora se non sono arrivata in tempo, ma... benissimo, va bene. Grazie della bella opportunità che ci avete dato. Grazie alla collega, ripasso il... Abbiamo qualche minuto di tempo per qualche domanda o intervento molto breve, se volete. C'è un microfono qui giù, un gelato, e se c'è qualcuno anche a integrazione delle cose che sono state dette nei gruppi, presentatevi.
Sì. Due minuti, Massimo. Emanuela Benini, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Io vorrei dire, è molto interessante tutto quello che è venuto fuori e come si diceva a Reggio Emilia, credo che l'identità non è mai unica ma sia sfaccettata e dunque è straordinario che qui in Calabria siano state conservate delle tradizioni così forti, questa identità forte di persone che hanno, sono scampate a delle realtà così tragiche, gli occitani e gli abresce e i grecanici che sono venuti per altri motivi, ma cosa è importante oggigiorno, credo, come dice Amin Malouf, rendersi conto che siamo tutti carichi di un'identità sfaccettata, perché tutte le nostre esperienze ci danno una identità sfaccettata e dunque non deve essere unica. Poi altra cosa che volevo dire, e trovo straordinario tutte le buone pratiche che esistono, come possiamo mettere le buone pratiche giustamente in comunicazione. Si parlava ieri sera dell'importanza della comunicazione e questo potrebbe essere anche una sfida, e anche il metodo di apprendimento delle lingue per una rapidissima, diciamo, possibilità di poter accedere a una lingua nuova, e forse anche la condivisione di lingue di persone che fanno parte sia delle vecchie che delle nuove realtà. E credo che tutto quello che è stato detto anche sul service learning, che trovo assolutamente straordinario, perché anche noi agenzie abbiamo una, diciamo, uno dei compiti che dovremo assolvere, e anche Pitagora Mundus, che mi sembra una bellissima maniera ancora una volta di collegare il territorio locale con il territorio mondo. Grazie mille e sarò molto interessata a sentire il resto. Ci sono altri? Se non c'è nessun altro, andiamo avanti. Neanche integrazione dei gruppi, c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa alle sintesi fatte? Ieri prima che partisse il lavoro del tavolo a cui ho partecipato, ho avuto un incontro con il direttore della RAI calabrese, il dottore Crucitti, il quale praticamente chiede fortemente che venga inserito nel palinsesto di RAI 3, non come progetto ma come prevede la legge 482, la costituzione di spazi di programmi in lingua minoritaria. Cioè praticamente va nella stessa direzione a cui andiamo noi come scuola, cioè vogliamo che la 482 venga applicata in pieno, perché come prevede all'articolo 4 l'insegnamento della lingua materna nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, così per quanto riguarda la RAI trasmettere, fare, costituire, formare programmi di minoranza, che sarebbero davvero eccezionali per costruire quella famosa identità di cui abbiamo parlato. È bellissima, perché ogni lingua è un'identità, quindi più lingue sono più identità. Penso che i giovani del terzo millennio hanno bisogno proprio di questo. Allora io ringrazio la collega che porta un'esperienza sua personale, è una dirigente Arbresh, per cui nessuno più competente della dirigente Camodeca nell'affrontare il tema delle minoranze. Però visto che abbiamo in sala le persone più importanti che stanno a cuore alla scuola, che hanno a cuore la scuola italiana, la scuola calabrese, io volevo fare il punto su ciò che è emerso dai tavoli di lavoro, le buone pratiche che veramente alla Calabria. Quindi la Calabria non è una regione che è al sud, ma fa parte, dottor Ongini, queste buone pratiche fanno parte di quel segno più che ha la regione.
e sono venute fuori queste reti che le scuole sono capaci di fare lavorando con la dedizione, il credere in ciò che si fa, perché veramente si sente. A proposito del service learning, una rete che la dirigente Salvi ha messo in campo dal nulla in Calabria, no? Abbiamo creato si è creata questa rete e poi tante altre reti. Il discorso che faceva la collega del direttore della RAI Crucitti, che vuole mettere in rete queste situazioni, quindi veramente un fare rete non per rispondere a quelle che sono le esigenze, i dettami della 107, la cosiddetta buona scuola, che parla di queste reti. La Calabria, come tante altre regioni, hanno messo già in essere queste esperienze, perché capiamo l'importanza di non rimanere nel chiuso delle nostre esperienze. Quindi la scuola che ha queste mura dilatate, una scuola che si apre e che soprattutto è quella vera comunità apprendente. Il professor Fiorin parlava di Moren, della testa ben fatta, ma la testa ben fatta deve essere anche messa a frutto, altrimenti le teste ben fatte possono anche deviare. Io ringrazio voi tutti, spero che siamo riusciti come Comune di San Demetrio, Ufficio Scolastico Regionale, Articolazione Territoriale e Regione tutta, a darvi questa sensazione della ben accoglienza, di mettere insieme quelle che sono le nostre esperienze, non per voler emergere ma per voler condividere e sentirci parte del tutto. Io penso che gli insegnanti, a volte, che sono quelli che fanno la buona scuola, si sentano soli al dover lavorare. Momenti del genere di aggregazione diano appunto l'input. Grazie a tutti, grazie al capo dipartimento in primis di aver staccato un po' del suo tempo, grazie al direttore generale, all'articolazione territoriale, al sindaco che è stato un valente partner. Passo la parola al dottore Ungini. Sì, anch'io. Un grazie in particolare al dottore Ungini, perché ha saputo sposare il servizio, non nel socio, non era un service learning, il servizio con il sentimento, perché le sente effettivamente le cose. Capo Dipartimento, per noi è stata una guida veramente valida negli input. Oddio, ci mettevo un po' di apprensione quando ci bocciava le idee, però ecco, si vede dall'organizzazione quello che è il sentimento, il suo credere, perché noi operatori dobbiamo credere realmente. Ringrazio l'Ufficio Scolastico Regionale, la dottoressa Bergantin, l'alter ego calabrese del dottor Ungini e il presidente La Porta dell'ISCAPI, che ha permesso questa forma diversa di aggregazione degli stranieri. Noi li abbiamo cercati, non abbiamo risposto a un'esigenza del territorio. Grazie di nuovo. Sì, no, dico una cosa che ho già detto ieri, così sposto un po' il peso e l'equilibrio sulle nuove minoranze, no? Perché si è parlato molto in questi due giorni, abbiamo fatto un'immersione nelle antiche minoranze con i canti, le feste, la bellissima camminata in paese. Allora, ieri abbiamo detto che la Calabria è la regione più multiculturale di tutto il Sud Italia, ma lo dicono i dati, più della Sicilia, più della Puglia, più di tutte le altre, no? Quindi è significativo che siamo qui. Ci sono più di 90.000 in Calabria, più di 90.000 migranti delle nuove minoranze. E quali sono le nuove minoranze? Abbiamo citato gli arbres, i grecanici, gli occitani delle antiche minoranze, ma le nuove, diciamo i nomi, le prime cinque sono: Romania è al primo posto, Marocco, abbiamo sentito una ragazza marocchina ieri che è intervenuta, Bulgaria, Ucraina, India. C'è il mondo seduto nei banchi delle scuole calabresi, no? Pensate a questi paesi, no? Dalla Romania all'India. E queste sono le nuove, poi ce ne sono tante altre, ma queste sono le prime cinque. Ci sono più di 13.000 alunni e studenti con cittadinanza non italiana, al Ministero li chiamiamo così.
più di 13.000 ed è la percentuale che si aggira intorno al 4,6% più alta di tutte le regioni del sud. Quindi sia per le antiche minoranze, non c'è nessuna regione italiana che ne ha così tante e così diverse, e soprattutto la provincia di Cosenza. E nel sud è la regione che ha più delle nuove minoranze, e in più abbiamo aggiunto c'è un altro mondo, mondi diversi da tenere insieme, c'è il segmento fragile, complesso, complicato dei minori stranieri non accompagnati. Sono mondi diversi, no? Ma tutti nel segno della diversità. Se c'è un prefisso che abbiamo sentito tante volte, lo segnalo di nuovo, in questi due giorni è il prefisso multi. No, lo usiamo moltissimo, multi, è un po' un segno identificativo anche del nostro tempo, no? Ci sono le multisale, ci sono, no? Il multi, ma quel prefisso lo abbiamo visto bene in questi due giorni dal vivo, quel prefisso contiene una bussola, un'indicazione pedagogica. Multi significa molti, significa che la scuola ha bisogno di molti aiutanti, di molte mani, di molti sguardi, di molti occhi, di molte competenze, e le abbiamo viste, gli studenti, italiani e stranieri, le famiglie, i mediatori culturali, i sindaci. È solo in questo modo che la salita può essere affrontata. Abbiamo visto in precedenza che ci sono dei tornanti difficili, no? Quando la collega dell'ufficio scolastico della Calabria diceva: abbiamo bisogno di questo, di questo e di questo, se no non ce la facciamo, se no le scuole non ce la fanno. Quindi il molti significa molti aiutanti, e in questi due giorni li abbiamo visti. E, bene, quindi io passerei adesso la parola al nostro capo dipartimento, Rosa De Pasquale, per il suo intervento conclusivo. Allora, buongiorno, posso dirvi che visti da quassù siete bellissimi, anche perché siete tutte pietre vive, eh? Tutto quello che è venuto fuori in questi giorni, e lo dicevo prima ai ragazzi che mi hanno intervistato un attimo per questa loro radio web, viene fuori dalla vita, e quindi venendo fuori dalla vita non sono parole vane, ci si dice solo quello che si è vissuto, si sta vivendo, e ci si incoraggia, si prendono idee, si prende respiro, si prende voglia di andare avanti, si prende coscienza che siamo insieme, e questo deve spingerci a continuare a ricercare, a costruire. La comunicazione è fondamentale, il vedersi, l'incontrarci, il toccarci, lo stare insieme, perché è come il sangue che deve circolare, la vita se non circola è morta, no? Però la vita è inequivocabile, le parole possono essere smentite, possono non avere fondamento, la vita no, e qui c'è la vita. Siamo in questo paese che ha accolto tanti anni fa e che è nato da una migrazione, da un dolore migratorio, da un abbandono, eccetera, ma che poi ha fatto nascere una comunità bellissima, di una cultura incredibile, che è stata un faro per la Calabria. Ecco, quindi è l'accoglienza. Allora io volevo dividere questo mio piccolo intervento iniziando naturalmente a ringraziare tutti, a ringraziare intanto per questa accoglienza meravigliosa la dirigente scolastica, i dirigenti scolastici, il direttore generale della Calabria, tutti i docenti, tutto il personale ATA, perché la scuola, noi lo sappiamo, è una comunità educante, cioè non è mai merito di uno solo, perché la nostra scuola è bella, perché la nostra scuola funziona, ognuno mette il proprio, è come un mosaico, ognuno è una tesserina che crea un mosaico bellissimo, ma se manca lascia un buchettino che si vede. Quindi ecco, grazie alla scuola calabrese, ma grazie alla scuola italiana, perché questo è un convegno nazionale. Permettetemi di ringraziare Venice Ongini,
voi mi dicevate prima del direttore, io lo conosco, lo so, è una persona che rappresenta benissimo quello che dovrebbe essere il ministero, cioè il ministero è al servizio, più si è in alto, più si è al centro e più si deve essere al servizio della scuola. Il ministero non può essere autoreferenziale, non lo deve essere, non deve essere chiuso, ma deve essere al servizio, deve ascoltare quello, che, quello di cui la scuola ha bisogno. E in questo anche la riforma della 107 inverte la piramide, no? Mette al centro la scuola autonoma, che ci deve dire che esigenze c'ha col piano dell'offerta formativa, coi piani di miglioramento, e noi dobbiamo essere al servizio della scuola per essere al servizio dei ragazzi, del nostro futuro. Ecco, Vinicio è questo, è una persona che non emerge, che dà idee ed altri magari le usano, però è al servizio. Ecco, non dobbiamo spaventarci di donare e magari poi di non essere, perché poi arriva il momento di riconoscimento per tutti e arriva il momento della grande soddisfazione, soprattutto perché vedi la vita che va avanti. Ecco, quindi questa è la più grande soddisfazione. Quindi grazie ai sindaci, grazie alle istituzioni, grazie davvero, ce lo dobbiamo, ce lo possiamo reciprocamente dire, penso che, perché dopo la vita è dura e quindi è importante avere questi momenti in cui un attimino ripigliamo fiato insieme. Allora io ho scritto due piccole cose proprio ci sono qui veramente trasudano valori, no? Permettetemi di dire anche una mia piccola parola proprio sulla dimensione valoriale, poi magari vi dico un po' di idee che mi sono venute ascoltandovi di come si potrebbe come ministero dare un contributo e anche essere una catena, un po' più di quello che già lo siamo, perché già lo siamo tantissimo, e così insomma un andare avanti, ecco, un passettino per andare avanti. Allora, ringrazio per l'invito a partecipare a questo interessantissimo convegno, saluto le autorità presenti, io non vorrei dilungarmi molto perché il vostro programma è denso ed è stato denso, è stato già bellissimo. Tenterò di esprimere alcune considerazioni di fondo che legherò alla nostra buona scuola, cercando di individuare comunque un filo conduttore che ha legato i vostri tavoli e che, se possibile, ci metta su dei nuovi ambiti di responsabilità indispensabili per tentare di portare un cambiamento possibile che permetta ai nostri ragazzi, al nostro futuro, come abbiamo detto, un'adeguata educazione alla complessità che è dunque ricchezza. Per cui i vostri tavoli hanno tracciato nel loro svilupparsi un percorso che io qui cerco di rileggere. La storia dell'umanità è una storia di migrazioni. C'è sempre chi arriva e chi parte. E in ogni territorio vi sono testimonianze tangibili che si sono succedute nella storia. Pensiamo alla bellissima chiesa qui fuori. Si sono creati nuclei aggregati nuovi, con nuove minoranze, che si sono insediate grazie ad un senso sempre attivo in ogni società nei secoli, che è l'ospitalità. Ospitalità come dimora, che è il dialogo ospitale. Pensate all'ospitalità di cui siamo stati oggetto, insomma, beneficiari qui in questo tempo. Una dimora esistenziale, ontologica, generata dal rapporto tra l'io e il tu, cioè da quel dialogo che chiama ciascuno ad uscire dalla nicchia dell'autoconcentramento, dove la parola è monologo, pensiero unico, o dall'anonima indifferenza di una collettività omogenizzante, dove la parola è chiacchiera, cacofonia, è vuota, è morta, e che oggi sembra ammorbare tutto, ma che nei secoli, presso i greci, i romani, i germani, gli slavi, i persiani, gli indiani, gli egizi, gli ebrei, gli arabi, in molte tribù dell'Africa, in Cina, in Giappone, fino all'Inu del Pacifico e agli Indus delle Americhe, è sempre stata una pratica gratuita ed accogliente, che ha generato nuove etnie, nuovi sviluppi, che ha permesso alla nostra umanità di evolvere, di continuare, di crescere. Ora questo dialogo ospitale ha bisogno di una nuova prospettiva,
condivisa per attivare l'interesse reciproco a parlarsi, a conoscersi, per diventare dimora. E qui l'opera di Pitagora Mundus, che desidera concorrere alla creazione di una rete del sapere che approfondisca tematiche legate al rinnovamento del comune sentire, verso la promozione di armonia tra le genti. Presenta sicuramente una strada di prospettiva molto affascinante e piena di senso, che si sposa anche con il nuovo modello della didattica di Learning Service. Infatti, per dirla in italiano, la didattica di apprendimento servizio cerca di mettere questo sapere al servizio della comunità e del territorio dove questo apprendimento viene sviluppato, affinché si abbia subito un impatto proattivo e quindi operativo del sapere, che non favorisca quell'autoconcentramento di cui sopra abbiamo parlato a causa della conoscenza della quale si dispone, ma scopra il forte significato insito nel sapere come opportunità fattuale di crescita oggettiva e soggettiva di tutti e del tutto. Se questo riesce a prendere forma e vita, di fatto genera vera integrazione e genera assolutamente nuovi modelli di sviluppo di cui oggi abbiamo fortemente bisogno, e tutto così tenderà a rinnovarsi e ritrovare quella spinta necessaria per non fermarsi, ma per andare sempre avanti verso un meglio al quale tutti insieme dobbiamo sempre aspirare. Ma come avete potuto notare, molto si lega alla parola e quindi alla capacità di pronunciarla e saperla ascoltare e capire. Altrimenti il dialogo ospitale non si genera, e senza questo non si costruisce la dimora, l'incontro che permette di oltrepassare il regno della causalità, dell'esso, dove l'altro è un qualcosa, per varcare la soglia del tu riconosciuto con la misteriosa grandezza che lo costituisce. Oggi le escursioni dell'io, in crociera, in gommoni, in mari poco ospitali, nelle strade luccicanti delle nostre città o nelle periferie degradate che proliferano a tutte le latitudini, alla fin fine attenuano quasi sempre o fanno naufragare le nostre presunzioni e ci riportano all'orfanezza di fondo dell'essere, nonostante tutto, senza una casa. O richiamano ad una casa angusta, del tutto inadatta alle esigenze reali dell'abitare. A volte ci rintaniamo nel chiuso delle nostre paure e spinti dalla crescente building paranoia del costruire muri, vedi l'Austria di questi giorni, innalziamo attorno alle nostre case, attorno ai nostri quartieri o alla nostra civiltà una serie infinita di recinzioni, di separatori sociali, di strumenti di interdizione che, elementi portanti di una cultura dell'apartheid, impediscono all'altro di valicare i nostri confini e di avvicinarsi alle nostre abitazioni. Questi bunker dell'io, queste nicchie culturali iperprotette da sofisticati sistemi d'allarme, non sono certo quella dimora di cui abbiamo parlato più sopra. In esse l'essere umano, individuale e collettivo, spesso tradisce se stesso, contraddice il compito di migliorare, di diventare più grande, di oltrepassarsi veramente, andando oltre i confini ristretti per avvicinarsi ad altri fini. È qui la nostra responsabilità di educatori, di uomini e donne di scuola. Noi oggi, vorrei dire più che mai, abbiamo una fortissima responsabilità, quella di accompagnare il nostro futuro, che sono i nostri ragazzi, dentro questo buio intenso del nostro tempo, aiutandoli ad oltrepassare, facendo loro comprendere che la notte più intensa è sempre preludio dell'aurora, perché siamo già noi insieme sentinelle dell'aurora. L'ho già detto qualche giorno fa ad Assisi, alla Marcia della Pace, e voglio ripeterlo con le stesse parole, perché non ne ho trovate altre. Qui io colloco la buona scuola e lavoro per questo, e lavoriamo per questo, con tutte le sue difficoltà, ma anche con tante sue opportunità. La buona scuola per coloro che cercano di guardare la luce
che in ogni ragazzo e ragazza esiste. La buona scuola per i senza casa del nostro tempo, come possibilità e opportunità di generare un dialogo ospitante, creativo, capace di farci tendere verso il meglio insieme. Un meglio sostenibile, equo, un meglio che dobbiamo cercare perché nessuno ce lo può dare se non noi stessi, insieme con gli altri. La buona scuola parte anche da questi incontri, da queste possibilità di condivisioni, di guardare con. Occorre sì la critica, ma per costruire il meglio e non solo per contrastare al fine di distruggere. Occorre cogliere un'opportunità di apertura della scuola, di confronto creativo, per mettere sempre più in luce il valore delle esperienze e delle scelte fatte e non per far sottostare o ancor peggio per condizionare i comportamenti. Occorre aprirci ai territori, far ritornare la scuola al centro delle nostre comunità. In tutto questo, ripeto, non possiamo prescindere dalla tensione, dalla ricerca del meglio, attraverso la ricerca della verità, perché dove non c'è verità, di fatto si perpetuano scelte di morte alle uniche scelte corrette che gli uomini dovrebbero e debbono fare, e cioè della vita, perché senza le scelte di accrescimento di vita non c'è futuro. Coraggio. Anche per questo la scuola deve essere buona. Abbiamo tutti noi una grande responsabilità da portare avanti e credo che assumendocela in maniera proattiva, come stiamo d'altronde facendo, riusciremo a fare bene quel tratto di strada che ci è dato da percorrere insieme, parafrasando l'affermazione di una grande filosofa, Hannah Arendt, che mi colpisce sempre, che voglio leggervi in originale. Dice: anche nei tempi più oscuri abbiamo il diritto di attenderci una qualche illuminazione. Ed è molto probabile che essa arriverà non tanto da teorie o da concetti, quanto dalla luce incerta, vacillante, spesso fioca, che alcuni uomini e donne, nel corso della loro vita e del loro lavoro, avranno acceso in ogni genere di circostanze, diffondendola sull'arco di tempo che fu loro concesso di trascorrere in questa terra. È un augurio che mi faccio e che vi faccio e che ci facciamo insieme. Per questo davvero non scoraggiamoci, andiamo avanti così. Questo era un po' il mio contributo di senso, che è un piccolo contributo, ma che voi avete già detto tante cose in questa dimensione. Per quanto riguarda poi come attuare, no? Ecco, tutto questo, allora a me venivano alcune idee. Intanto sull'apprendimento servizio, sul service learning. Io vi racconto un po' la mia storia. Io ho conosciuto il service learning nel 2006, nel 2007 io ero dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Firenze e poi ero anche all'USR in Toscana e lì, io avendo conosciuto la Tapia Nieves, che è argentina e che già insomma era molto avanti in questa esperienza, aveva in Argentina addirittura c'è un premio presidenziale per tutte quelle che sono le esperienze di service learning in Argentina. E allora io avevo fatto nel 2007, avevo un po' di soldini per la formazione dei docenti, avevo previsto una formazione in e-learning per tutti i docenti che lo volessero, docenti e dirigenti della provincia di Firenze. Quindi per dire, insomma, ecco, è una cosa che conosco bene, conosco quanto sia come modalità didattica efficace ed efficiente. E Calabria, che è già partita, la Toscana e la Lombardia, che anche è già partita anche quella, e cominciare a fare delle sperimentazioni che cominciano ad avere una possibilità di conoscenza, di diffusione, in qualche modo di appunto cabine di regia un po' anche per tutto il resto del paese, anche di approfondimento, pensando che adesso c'è, per esempio ci saranno diverse disponibilità sulla formazione obbligatoria dei docenti, ecco, questo potrebbe essere per esempio a livello ministeriale un'azione che
in qualche modo porta avanti una formazione proprio su nuove modalità didattiche. Penso anche per esempio all'apprendimento cooperativo, insomma ci sono diverse modalità che già sono state in qualche modo, bisognerebbe un po' renderle sempre più scientifiche e istituzionalizzarle, non per imporle ma per proporle e per far conoscere, anche diffondere le buone pratiche che ci sono, ma renderle sempre più pervasive. Ecco, questa è una cosa. Un'altra cosa che mi veniva in mente era quello che chiedeva la responsabile dell'USR Calabria. Diceva: noi abbiamo bisogno di capire intanto di disponibilità, intanto di capire come fare per esempio per le certificazioni, cioè ci sono alcune esigenze che bisogna davvero studiare se vogliamo che la scuola sia realmente inclusiva e costruisca un percorso il più utile possibile per l'inclusività di coloro che vengono da altri paesi, no? Ecco, non lasciare insomma anche all'iniziativa anche diciamo molto positiva, alla ricerca anche magari di singole zone. Ecco, quindi penso sia importante anche lì fare una ricerca scientifica di come meglio, di quali sono le azioni indispensabili e anche lì istituzionalizzare delle tipo linee guida, ecco, e mettere in comune le buone pratiche, perché guardate, le buone pratiche purtroppo, che sono la vita, che è quello diciamo prima, che è ciò che cambia realmente le cose, purtroppo spesso sono legate alla buona volontà di un docente, di un dirigente, di un collegio docenti. E se non vengono in qualche modo poi rese note, rese cioè assunte dall'istituzione e diffuse, finisce che magari muoiono. Invece hanno trovato delle bellissime soluzioni per tante cose che poi è inutile che ci cervegliamo per andare a comprendere e che invece tanti altri già fanno in alcuni luoghi. Per cui anche questo pensavo magari costituire un gruppo di lavoro e di capire se si possono dare linee guida su come si può fare l'inclusione, quali sono, e anche mettere in evidenza, come metteva in evidenza magari velocemente la docente dell'USR Calabria, capire quali sono appunto i punti critici che bisogna affrontare. Per esempio, a me l'altro giorno ho incontrato i presidi di Prato, scusate, i dirigenti scolastici di Prato, li chiamo sempre presidi, e mi dicevano come loro invece hanno questa incredibile necessità sui cinesi, no? E quindi si sono messi in rete, hanno fatto un progetto bellissimo, perché hanno bisogno di più risorse anche loro, perché hanno questi ragazze e ragazze cinesi che arrivano durante l'anno. Ecco, allora magari facendo al Ministero un tavolo di alcune realtà che hanno, come qui si dice in Calabria, c'è la più grande presenza di ragazzi provenienti di altri paesi, ecco, di alcune regioni particolarmente vive da questo punto di vista, e magari capire come poter fare per dare delle linee guida insomma condivise. Un'altra cosa che mi veniva in mente era che voi qui, un'altra cosa bellissima fate in Calabria, è una regione vivissima, davvero vivissima, fate l'indagine sul BES, il benessere equo e sostenibile, no? Allora, questa è un'altra cosa che anche come Ministero vorremmo in qualche modo cominciare a studiare in maniera un pochettino più scientifica e capire anche, vorrei fare anche lì un tavolo, cioè non so manco più come chiamarli, cioè un gruppo di lavoro che studiando i RAV delle scuole si renda conto di quanto le scuole
si sono guardate dal punto di vista della, dell'equità e della sostenibilità delle azioni che vengono fatte. Perché guardate, il nostro mondo non riuscirà ad essere molto, non riuscirà ad andare avanti per le future generazioni, che siano, che ci sia l'intercultura, che ci siano gli scambi, se non riuscirà ad essere un mondo equo e sostenibile, che, se non riuscirà a essere un mondo che saprà dare un benessere equo e sostenibile per tutti. Equo, che vuol dire che dia la possibilità a tutti di averlo, e sostenibile, che guardi alle future generazioni, che quindi non si mangi quello che è del futuro, che potrà essere del futuro. E allora, se non lo fa la scuola questo, se non mette la scuola l'accento su questa dimensione, penso che nessun altro lo farà, perché la scuola è lì dove si forma il futuro, e la scuola vuole preservare, far crescere il futuro. Quindi l'equità e la sostenibilità delle nostre azioni devono essere alla base, diciamo, delle nostre scelte. Allora, questa è un'altra cosa che, sempre partendo dalla Calabria, vorrò coinvolgere la Calabria, così come anche altri territori, per capire come poter dare un'impronta a tutto ciò che la scuola va costruendo di equità e sostenibilità nelle proprie azioni. In questo senso si è formata un'alleanza proprio su questo, perché questo è stato lanciato anche da Tokyo. Ormai diciamo che, grazie a Dio, anche i grandi della terra stanno cominciando a rendersi conto o è così oppure periremo tutti come degli scemi, come diceva non mi ricordo più chi, ecco. E quindi penso che la scuola italiana debba incominciare a prendere coscienza di questo, e lo dobbiamo fare insieme. La Calabria già lo sta facendo, quindi la Calabria sarà anche lì chiamata come partner, come soggetto forte al tavolo. Ecco, io quindi qui magari consegno a Vinicio anche questi compiti, queste idee, e penso che saranno poi occasioni per continuare il dialogo, per continuare a vederci, per far sì che anche questo momento di incontro abbia un seguito. Ecco, io penso che ogni incontro che noi facciamo, ogni convegno, sia fondamentale poi lasciarci con un compito, con un dicendoci come questo può poi continuare, per poi la prossima volta incontrarci di nuovo e dirci e comprendere e ridirci il pezzo di strada e di conquiste che nel frattempo abbiamo operato. In fondo questa è l'idea della valutazione, no? Valutare vuol dire dare valore. Dare valore a ciò che viene fatto, a ciò che viene costruito, a ciò che ci diciamo. Quindi la valutazione vuol dire ogni tanto fermarci, fare un punto, capire cosa abbiamo fatto, capire le azioni giuste, quelle magari che dobbiamo mettere un pochino a punto, e ripartire fino a un altro step. Ecco, quindi io penso che anche in questo senso sia molto importante che la scuola abbia cominciato a lavorare in questa dimensione, con il RAV che ti guarda, ti dice mi fermo e mi guardo finalmente, no? Sempre travolto dalle cose da fare, invece un attimino capisco come migliorarmi, traduco in un piano dell'offerta formativa, è proprio un sistema, no? E poi di nuovo ripenso, perché anche il RAB non è in moto fermo, ma ogni anno può essere rivisto. Ecco, è questo movimento. E quindi in questa dimensione ci stanno questi nostri momenti di incontro, e anche mettere a punto magari idee anche, diciamo, come si dice, sistemiche, che possono aiutare il Ministero a esservi accanto e a far sì che anche esperienze, magari dove sono più sviluppate in un punto, possono aiutare a svilupparsi un po' in tutto il Paese e a migliorare, perché la vita non è mai immobile. Ecco. Quindi grazie di tutto, e andiamo avanti insieme. Grazie ancora.
Io ringrazio il capo dipartimento per questa vicinanza che mostra alle scuole, non solo alla scuola calabrese, perché molto spesso, come dicevo prima, noi operatori della scuola, dirigenti e soprattutto docenti, perché è importante capire che la scuola è fatta soprattutto dai docenti, abbiamo questo senso dell'abbandono. E il capo dipartimento, con il suo discorso molto vicino, ci ha mostrato questa vicinanza. Io volevo ricordare che l'incontro nazionale di oggi a San Demetrio Corone non è che la continuità di quel discorso che il Ministero ha iniziato a partire da Torino, i vari appuntamenti Firenze, più appuntamenti a Gattati, con Reggio Emilia, quindi il Ministero è vicino e questa scuola che, come diceva, parte dal basso per capire quello che dobbiamo fare. In questo senso rassicurare e rassicurarci, la valutazione non è inquisitoria, non è una valutazione che viene dall'alto, ma è proprio il senso della scuola, comunità educante ma anche educanda, che apprende man mano che si fanno gli step. Quindi questo è assolutamente un qualcosa che ci rincuora, soprattutto per quanto riguarda il tema della minorazione. Noi qui vediamo i ragazzi del Pitagora Mundus che da 3 anni sono ormai attivi nella nostra comunità, quindi sogniamo il sogno dell'utopia possibile, delle cose, della normalità. È importante per questa integrazione che l'integrazione non surclassi ma coinvolga questi ragazzi, che sia accoglienza, e soprattutto in questo momento, come ricordava, delle barriere che si ergono, che noi siamo dalla parte giusta della storia, perché dobbiamo con forza affermare che quello che è stato con le vecchie minoranze possa essere con le nuove minoranze, accentuando i ragazzi, che dice la statistica, è vero, abbiamo questa statistica di rumeni, ha fatto prima Vinicio Ongini. Allora, io so di non seguire il protocollo, ma poiché in questi giorni vi abbiamo voluto dare familiarità, io vorrei che il nostro direttore generale ci facesse un saluto come scuola calabrese. So che non posso chiamarla dopo il capo dipartimento, ma noi siamo una grande famiglia. Io stravolgo il protocollo, mi scusi. E nel frattempo anche il nostro grande sindaco vuole salire per condividere quest'utopia della normalità. Il dirigente dell'ATP ha già fatto i saluti ieri. Sì, il professore Altimari, voglio salutarlo per la sua partecipazione. Prego, seguirà poi una tavola rotonda. Saluterà dopo, come vuole? Dopo. Allora, il professore Altimari, intanto la ringrazio della partecipazione. Ma io vi ringrazio tutti della partecipazione, della presenza. Parlerò pochissimo. Io volevo un attimo soffermarmi su, anche perché è stato detto tutto. Io volevo riallacciarmi un attimo a quello che diceva Vinicio Ongini e parlava delle presenze delle persone, dei migranti. E allora dal 2013 ad oggi, sulle coste calabresi e in Calabria, i migranti, quindi l'immigrazione, è aumentata del 300%. Quindi al momento che noi andiamo a analizzare questi dati, ci fa comprendere come la presenza di queste persone rappresentano un numero importantissimo nella nostra regione, e quindi assolutamente non possiamo non tenerne conto e non tenerne in considerazione. Prima anch'io ho dato un saluto ai ragazzi sul web, sulla loro radio web, e ho detto: noi accogliamo, dobbiamo fare accoglienza, chiaramente ci deve essere tutta la struttura che sia costruita in maniera tale da poter consentire questa accoglienza nel miglior modo possibile. Siamo accoglienti, accogliamo assolutamente, però non dobbiamo tralasciare, non dobbiamo guardare con disdegno altre cose perché ci sentiamo invasi da altre persone. No, noi dobbiamo accogliere, dobbiamo tenere conto anche della disperazione di persone
che approdano sulle nostre coste, lasciando famiglie, lasciando persone. Proprio l'8 aprile, sì, qualche giorno fa, 15 giorni fa, a Reggio Calabria abbiamo fatto un attimo un seminario dove è venuto a parlare un ragazzo che, sul quale è stato scritto un libro, un ragazzo che è partito dall'Egitto da solo, senza famiglia, senza niente, ed è approdato sulle coste siciliane e ora vive in una famiglia. Io sono rimasto esterrefatto nel vedere come questo ragazzo, dopo da un anno neanche che sta in Italia, parla l'italiano benissimo e si sente perfettamente accolto, ha trovato una famiglia al quale è stato affidato, e quindi vedere, però lui appunto raccontava anche dei suoi primi momenti, del forte contrasto, della forte disperazione che aveva, del piacere immenso di quando era approdato sulle coste siciliane, perché ha fatto un primo pensiero, no? Quando noi diciamo andiamo step by step, sono vivo. Perché aveva avuto la sensazione di morire, perché non aveva da mangiare, non aveva acqua da bere, quindi proprio la netta sensazione di dire io sto morendo, non riesco ad arrivare. Quindi prima sensazione, arrivare sulla costa, sono vivo, vivo. Poi dopo tutti i problemi successivi di essere accolto, di partecipare. Allora, queste persone in Calabria sono tantissime. E quindi noi dobbiamo convivere, saper convivere con loro, loro devono rispettare le nostre tradizioni, noi dobbiamo accogliere loro, capirle, comprenderle e vivere insieme. Solo così si riesce a fare vera multiculturalità, solo così si riesce veramente a integrarsi e a vivere. Cioè è bello a volte vedere in alcune città dove non c'è più la tipologia caratteristica di quello che ci diceva la tradizione. Ecco, se noi camminiamo per le strade di Londra, per esempio, non abbiamo più l'esempio della persona con l'abito grigio scuro, con la bombetta, cui faceva riferimento il film Fumo di Londra o altre cose. Abbiamo una società completamente multiculturale, di tutte le razze, di tutti i colori, che partecipano attivamente alla vita e alla crescita del paese. Allora noi dobbiamo arrivare a questo. Per fare questo la scuola è il veicolo principale. Perché? Perché questi ragazzi che arrivano vanno a scuola, vengono a scuola, e quindi noi dobbiamo mettere in atto tutte quelle quegli strumenti, tutte quelle strategie che sono necessarie per fare in modo che queste persone possano vivere con noi il più presto possibile. E quindi sono d'accordo con la professoressa Franco quando dice dobbiamo incrementare l'L2, ora c'è il concorso, è stato difficilissimo, vi assicuro, per noi trovare il presidente di quel concorso, perché però siamo riusciti, grazie all'Unical, a una docente dell'Unical dell'Università di Cosenza, siamo riusciti a trovare il presidente di questa commissione, che proprio è specifico del settore, perché ce lo imponeva la normativa. E quindi è importante fortificare queste cose per abbreviare il momento di impatto e fare in modo che queste persone, questi ragazzi, poi possano immediatamente entrare nelle nostre scuole e partecipare alle evoluzioni, e non fare in modo che le famiglie poi sentano questa cosa come un freno alla preparazione dei loro figli, perché poi è questo il grosso contrasto. E noi che rappresentiamo l'ufficio, rappresentiamo il ministero, tutti quindi gli operatori, l'ufficio scolastico regionale per la Calabria, questo perché è il collante, rappresenta l'ufficio che deve poter far realizzare tutte queste cose, deve fare in modo deve aiutare i migranti, le famiglie dei migranti, deve ovviamente andare incontro alle famiglie che vedono la preparazione ostacolata. Quindi dobbiamo semplificare questi procedimenti, quindi mi rivolgo al capo dipartimento, in questo siamo vicini all'organico, nei limiti del possibile, nei limiti del consentito, tener conto di questa cosa, tener conto che sulle coste calabresi in 3 anni la percentuale dei migranti è aumentata del 300%, perché le coste calabresi sono, insieme alle coste siciliane, sono le prime coste che vengono, e proprio per quel discorso che è stato fatto, loro cominciano a imparare da noi, imparano da noi per poi poter lavorare, però la parte principale, la loro evoluzione educativa avviene
nelle nostre scuole, nelle nostre terre, quindi ecco, ne dobbiamo tenere conto, non possiamo solo ragionare con i numeri. Per quanto riguarda l'ufficio che rappresento, noi non limitiamo assolutamente, noi crediamo che ci debba essere quest'unione, ci debba essere quest'unione di tutti, perché io sono convinto che da soli non si va da nessuna parte, è inutile, non esistono le belle pratiche, lo faccio io e io sono più bello degli altri, no, siamo tutti belli se ci mettiamo insieme, cioè diventiamo belli, possiamo essere tanti brutti, bruttissimi, però se ci mettiamo tutti insieme intorno a un tavolo facciamo una bellezza enorme. E in Calabria io dico che è una regione molto viva e ci stiamo riuscendo abbastanza bene, basta vedere quello che è stato organizzato oggi, grazie a tutti gli organizzatori, a tutti coloro che si sono dati da fare, un saluto a tutti, ringrazio il sindaco veramente per l'accoglienza che abbiamo avuto, che tutti hanno avuto in questo paese, appunto che è stato riferito, ringrazio la preside Smeriglio, veramente è stato un convegno del quale posso dirlo ora a conclusione, sono orgoglioso di aver partecipato come ufficio scolastico regionale a collaborare insieme al Ministero, e di questo ringrazio il dottor Angini e so della fatica che è stata fatta insieme con i rappresentanti del mio ufficio, e quindi ringrazio tutti veramente di questa bellissima occasione che abbiamo potuto godere, di cui abbiamo potuto godere tutti quanti. Grazie mille. Allora, io passo la parola al sindaco, nel frattempo la dottoressa Bergantin se si vuole accomodare, così iniziamo i lavori della tavola rotonda. Sindaco. Io sono grato alla scuola per aver organizzato questo seminario. Il contenuto del seminario è stato straordinario per la capacità che hanno avuto i vari gruppi di individuare tematiche, di affrontare problemi che oggi molte volte in alcune aree del paese vengono criminalizzati. Noi sappiamo che il tema dell'accoglienza è un tema centrale nella società di oggi, non solo di quella italiana e meridionale, ma in tutte le società europee. E sappiamo anche che questo tema per i prossimi anni si amplierà sempre di più. Non possiamo arrestare i flussi di trasferimento di persone dall'Africa verso l'Europa, non possiamo evitare che l'Italia diventi un paese che dovrà accogliere parte di questa gente. Se entriamo in quest'ordine di idee non possiamo che farlo nostro, dobbiamo capire che dobbiamo prepararci soprattutto da un punto di vista culturale, dobbiamo noi educarci a quella che è il principio dell'accoglienza, la necessità di essere disponibile ad accogliere l'altro. Non esiste la possibilità invece inversa di impedire questi forti flussi migratori, e sbagliano quei paesi, per ultima l'Austria, che sta tentando di erigere un fossato. Non è questa la solidarietà che è necessaria avere, e non è questa quello che è il cammino dell'umanità. La Calabria faceva 4 milioni di abitanti, ma non molti secoli fa, faceva 4 milioni di abitanti all'inizio del Novecento. Poi i grandi movimenti migratori verso il Sud America prima, poi verso l'Europa, verso il Nord Italia, ha fatto sì che la Calabria si è ridotta prima a 2 milioni di abitanti. Allora tutti dicevamo finalmente siamo arrivati al livello che resisterà, siamo scesi sotto i 2 milioni. Quindi la Calabria, per esempio, è un territorio che può accogliere gente, perché abitavano 4 milioni di persone. E noi abbiamo questo dovere di capire qual è il nostro futuro. Ma la scuola in modo particolare ha un compito straordinario, che è quella di educare i giovani, i giovanissimi, all'idea della solidarietà, all'idea dell'accoglienza. E l'accoglienza, badate bene, che non è solo un fatto che riguarda questo flusso di persone che arrivano
dal Medio Oriente, che arrivano dall'Africa. Riguarda anche il modo come viene accolto il visitatore. Noi abbiamo un territorio molto bello, abbiamo un territorio che dal punto di vista naturale presenta una coesistenza di elementi diversi che riescono però ad integrarsi. Il mare accanto alla montagna, abbiamo la montagna alta, Pollino e Sila, e contemporaneamente abbiamo il mare. È la regione che ha un numero e chilometri di costa enorme. Però queste bellezze noi dobbiamo rendere fruibili, per fare di queste bellezze un elemento di sussistenza dei cittadini. Ma tutto questo comporta la soluzione di un problema primario quando si parla di economia turistica, e cioè la capacità di saper accogliere chi viene in Calabria. E a questo noi non siamo ancora preparati, abbiamo bisogno senz'altro di approfondire, di modificare i nostri atteggiamenti, le nostre conoscenze. Ecco che allora il problema dell'accoglienza è più vasto, riguarda in modo drammatico quello che è l'urgenza di oggi, la gente che arriva perché fugge dalla guerra, dalla fame, dalla miseria. E di fronte a queste problematiche noi dobbiamo far sì che nasca una cultura nuova, che non può che iniziare dai bambini delle scuole. Quindi la scuola è in prima linea, ecco perché il convegno di oggi è importantissimo. Il convegno che concludiamo oggi è importantissimo, perché fa di questi temi una questione centrale della vita della scuola, della formazione, dell'insegnamento. Pensate, quando io ero ragazzo, i professori del liceo di San Demetrio ci dicevano: non parlate al Brescia, perché danneggia l'italiano, danneggia l'uso dell'italiano. Poi invece si è capito giusto il contrario, che le cose non stavano così. Dico, eppure abbiamo modificato quella che era un'opinione radicata del mondo della scuola. L'abbiamo modificata perché era sbagliata. E oggi noi dobbiamo modificare, dobbiamo avere la forza di modificare questa mentalità che vede nell'altro un nemico, che ritiene che l'altro possa toglierci opportunità di lavoro, che ritiene che l'arrivo degli altri possa contaminare la nostra organizzazione sociale, che l'arrivo dell'altro possa modificare i nostri costumi di vita. Dobbiamo capire che invece no, la contaminazione è una delle cose più belle, molto belle. Del resto in Calabria è stato sempre luogo di sperimentazione. In Calabria vivono 3 minoranze linguistiche che sono integrate completamente, sono minoranze linguistiche perché all'origine provenivano da altri paesi, sono minoranze linguistiche che però a tutti gli effetti sono italiani, riescono a convivere, conservano la loro lingua. Mi dispiace che i grecanici la stanno perdendo, però le altre conservano, gli albanesi, gli arbresh conservano la loro lingua delle origini. Allora questo sistema del passato che ha funzionato per questa gente è stata accolta secoli fa, è stata accolta dalla Calabria selvaggia, dalla Calabria borbonica e pre-borbonica, dalla Calabria angioina, aragonese, è stata accolta. E quindi perché oggi noi dovremmo rifiutarci di non porci il problema dell'accoglienza in termini reali, in termini seri? Non c'è il dottore Uncini, che giustamente che ha parlato, ha usato un'espressione francese, quasi quasi ha detto forse ho sbagliato, no? In Calabria per esempio, ma in tutto il regno di Napoli, la lingua dell'aristocrazia, la lingua di corte, la lingua degli intellettuali era il francese. Poi certo c'era il dialetto napoletano, c'era il dialetto calabrese, anzi il dialetto calabrese per la verità ebbe la prima sistemazione nel 1766 per opera di un intellettuale di un paese silano, Luigi Accattatis, un piccolo paese silano. Questo intellettuale capì l'importanza che il dialetto calabrese aveva bisogno di un vocabolario, aveva bisogno di una sistemazione. E dico, tutto questo è possibile che il passato viene dimenticato, non fa parte della nostra identità? Io dico,
Io penso che tutto questo debba contribuire a formare la nostra identità, che è un'identità di progresso, un'identità di cambiamento. E allora ecco, io volevo dire solo queste poche cose per non rubare tempo al seminario che continua, per dire, ringraziare in modo particolarissimo la scuola, la ex collega direttore del dipartimento, siamo stati insieme. Prima era, mi sembravi che eri molto più rigorosa e più severa, ma sei diventato più simpatica, più aperta, più ma dico, non so, forse era il clima, forse era quel clima che non ti faceva bene. È cambiata anche lei. Sì, sì, no, è cambiata in meglio, perché io la vedevo con un certo timore, dico, invece adesso era l'opposizione. Il sindaco, perché oggi noi siamo testimoni della storia, abbiamo riaperto l'antico collegio di Sant'Adriano, chiuso da 70 anni. Un attimo, un cambio e un mutare quello che era il programma. Facciamo un minimo di break, così diamo il tempo di sistemare per la tavola rotonda. Come? No, cioè non ci sono. Ok. Abbiamo i ragazzi del professionale di Cosenza che faranno una performance, il buffet e poi... Allora, grazie a tutti, soprattutto di essere con noi in questo momento importante della riapertura del Collegio di Sant'Adriano. Professore Altimari, chissà che non possa essere un incontro con l'altro come per esempio creare un doppio diploma al di là dell'inglese, ma un diploma da tutti. Noi ci abbiamo creduto, l'utopia possibile, ok? Dal programma e una parte ovviamente la restituzione, è stata stamattina sulla restituzione dei tavoli tecnici, operativi, no? E poi una serie anche di intenti, questo è stato molto positivo dalla restituzione, e il fatto è che poi quando ci si sposta un attimo diventa difficile ricompattarci, però abbiamo qualche necessità anche per la seconda parte, scusate, e abbiamo una necessità perché necessità tecnica, e abbiamo dei collegamenti Skype ovviamente che non sono poi sempre così affidabili, pertanto io tenderei a ricompattare il gruppo e ad avviare i lavori con la presentazione. Vedo che ancora ci sono i gruppi vaganti. Presto che perdiamo Lotti da Gerusalemme. Preside si accomodi. Dirigente, finalmente la dirigente la accomodiamo da una parte, si rilassa. Non può parlare, che dobbiamo fare noi ora. Sia ferma. Devono entrare perché abbiamo Lotti. I collegamenti poi li perdiamo, perché purtroppo non è così e non è così semplice, ma certo, preghiamo, anche per questo si deve pregare, anche. Io direi, a un certo punto chiudiamo la porta, chi c'è, chi non c'è e andiamo avanti. L'assemblamento sulla porta, per favore, accomodatevi. È la preside che crea questo movimento. Si accomodi e silenzio. Benissimo, chiudiamo la porta, per favore, che c'è un brusio che non si può cominciare. Allora, la tavola rotonda di oggi, di fine giornata, prevede, come avrete visto, delle testimonianze molto forti
che sono rappresentate all'interno del nostro territorio, ma anche a livello nazionale. E proprio per questo abbiamo qui presenti i componenti della tavola di oggi, due via Skype, Giovanni Fortunio della comunità Papa Giovanni XXIII di Reggio Calabria, che accoglie proprio i migranti, quindi oggi non è qui presente proprio perché c'è stato uno sbarco da poco e loro sono presenti lì, e Don Giacomo Panizza. Don Giacomo lo conosciamo tutti molto bene, che è qui con noi, quindi parlerà dal vivo, il professore Francesco Altimari dell'Unical e Flavio Lotti da Gerusalemme. Allora, proprio così, cominciamo con Flavio Lotti perché, come capite, è il collegamento un po' più difficile, e cominciamo a metterci in contatto. Flavio Lotti è, come sapete, coordinatore nazionale della Tavola della Pace, che è la più grande rete pacifista italiana, ed è organizzatore dal 61 della Marcia della Pace Perugia-Assisi, che è un evento unico al mondo. È il direttore del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, che è un'associazione fondata nell'86 e riunisce 704 comuni, pensate, province e regioni italiane. Quindi un impegno forte, un attivista per la pace e i diritti umani per tutte le parti del mondo e in particolare per la terra di Palestina. E appunto stamattina, oggi, lo abbiamo in collegamento da Gerusalemme. Lotti, ci sente? Salve, buongiorno a tutti voi. Da San Demetrio la saluta, San Demetrio Corone in provincia di Cosenza, un applauso per lei. Grazie. L'ascoltiamo, grazie. Ci racconti qualcosa da lì, un argomento sulla pace in tempi così difficili. Beh, intanto sono io a ringraziare voi per l'opportunità che mi avete dato. Anche se mi dispiace di non essere fisicamente presente con voi, vi ringrazio di avermi coinvolto in questa importante iniziativa. Ho già avuto modo di seguire in diretta streaming alcune fasi dei lavori di questa mattina, e ieri ho anche ascoltato una parte della registrazione che è disponibile su YouTube. Io vi parlo da una terra, questa del Medio Oriente, da dove sta succedendo di tutto. Ci sono guerre, distruzioni, rivoluzioni, stragi, crisi politiche, scontri religiosi, diffusioni di movimenti fondamentalisti, terroristi. Una terra davvero lacerata e piena di indicibili sofferenze. Vi parlo da una città, la città di Gerusalemme, che per molti è una città santa, una città, si dice, tre volte santa, perché è santa per le tre grandi religioni monoteiste. Ma vi parlo anche da una città dove questa santità oggi si vive anche in una maniera particolare, perché domani si celebra la Pasqua ortodossa e armena. Cioè, nella città vecchia c'è un clima davvero particolare, dove questa santità e questa festa si scontra con una situazione di cui spesso noi non abbiamo nemmeno la percezione, una grande violenza diffusa, sangue. Solo due giorni fa ad un checkpoint alle porte di Gerusalemme sono state ammazzate una ragazza madre
con due bambini incinta di 5 mesi, è stata ammazzata da un soldato israeliano, una ragazza di 23 anni. Insieme a lei è stato ammazzato anche il fratellino di 16 anni che stava insieme con lei cercando di raggiungere un ospedale dove dovevano andare a fare dei controlli. Fatti inspiegabili che descrivono una situazione che per noi può sembrare irreale e che invece è proprio quella realtà di cui anche ieri e oggi voi avete fatto costantemente riferimento, la realtà dalla quale e con la quale la scuola e tutti quanti noi dobbiamo fare i conti. Ecco, vi parlo da una città dove la distanza tra quello che si dice, tra l'immagine che noi abbiamo delle cose e la realtà è spesso una voragine spaventosa, buia, che risucchia tanta parte dei nostri sogni, delle aspirazioni, delle cose straordinarie di cui avete parlato anche in queste due giornate e che sono il tema, l'oggetto dell'impegno, dell'attenzione di tutti quanti noi. Ecco, la scuola deve fare i conti con e sta facendo i conti anche con iniziative come queste, con questa realtà di un mondo in profondissima trasformazione. Quello che quando pensiamo alle migrazioni è già stato detto, non pensiamo ad un fenomeno isolato, stiamo parlando di un processo connesso a molti altri che vengono portati alla luce da un'accelerazione della storia che noi stiamo vivendo, un sommovimento straordinario che semina tante incertezze, tanta inquietudine, tante paure e che ci costringe a fare i conti con delle realtà che spesso preferivamo non vedere. Ecco, la scuola è chiamata a fare i conti con questi problemi, direi anche con i pericoli che questi problemi portano con sé, sfide profondissime, sfide enormi che paralizzano i grandi della terra, come purtroppo vediamo tutti i giorni, e che invece non consentono al mondo della scuola, agli operatori della scuola, di stare fermi. Ecco, accanto alle sfide di cui voi avete ben parlato, non soltanto descrivendo la diagnosi, ma anche definendo molti elementi delle cure. E noi viviamo in un tempo in cui è molto più facile fare delle diagnosi, è molto più difficile trovare la cura ai problemi. Ecco, a me piace sottolineare lo sforzo che sta dentro a questo incontro e al lavoro di cui è stata data testimonianza in queste due giornate. Ecco, a me preme sottolineare un altro aspetto che ricade sempre sulle spalle direi della scuola, degli operatori della scuola e di tutti coloro che amano questa scuola, che la vogliono rendere ogni giorno migliore. Ecco, la nostra scuola è chiamata a fare i conti non soltanto con queste sfide, questi pericoli, questi problemi, ma anche con alcune idee pericolose che si stanno diffondendo molto rapidamente in tutto nel nostro paese e in Europa, direi più in generale nel mondo occidentale. E l'idea sono idee che vanno contro
a quello che la scuola sta facendo, a quello di cui abbiamo parlato questa mattina, che vanno contro non solo a queste buone pratiche, ma anche ai principi e ai valori che sono sanciti dalla nostra Costituzione e dal diritto internazionale, quella che oggi noi davvero possiamo considerare la legalità internazionale. Ecco, sono le idee che spesso i grandi mezzi di comunicazione riversano sulle teste dei nostri stessi ragazzi, che non sanno più nemmeno a che cosa credere, a chi devono credere. Pensiamo a tutti quelli che ci dicono: sì, noi siamo solidali, però non possiamo accoglierli tutti, dobbiamo impedirgli di arrivare. Ecco, le barriere non sono soltanto quelle che si stanno ricostruendo nel Brennero, in Europa ormai ne sono state ricostruite tante in tantissimi posti all'interno della nostra civilissima Europa e ai suoi confini, e molte altre barriere le stiamo finanziando con i nostri soldi per impedire che queste persone arrivino, con un solo risultato, che è quello di aumentare la tragedia, la sofferenza che Papa Francesco non smette tutti i giorni di denunciare, perché sono dolori, sofferenze di cui anche noi in qualche modo siamo responsabili, e che ci devono far piangere, che ci devono far riscoprire quel po' di umanità, ecco, che ancora abbiamo con noi. Pensiamo a tutti quelli che continuano a dire: sì, che è vero, la solidarietà è importante, ma prima veniamo noi, prima vengono quelli di casa nostra, e siccome siamo in un tempo di crisi, oggi la solidarietà è spesso un lusso che non ci possiamo permettere. Quelli che continuano a dirci no, noi non siamo razzisti, però poi la concludono dicendo che noi comunque siamo diversi da loro e non possiamo vivere assieme, dobbiamo stare ognuno a casa propria, e siccome qui siamo a casa nostra, siamo noi a dover decidere e gli altri casomai devono fare quello che decidiamo noi. Ecco, queste idee, che purtroppo si uniscono anche a tante altre idee pericolose, come quella della guerra, no? Della guerra che certamente è brutta, ma è anche inevitabile, e allora siccome è inevitabile la dobbiamo fare anche noi, e per questo invece di investire sulla scuola, sulla salute, sul lavoro, spesso ci ritroviamo a investire sulle armi, sugli eserciti, sull'acquisto, la produzione, la vendita di tante armi. Ecco, queste sono anche le stesse persone che poi ci dicono che, insomma, anche questa democrazia, questo valore della democrazia che noi insegniamo a scuola, poi in realtà, se non funziona, come per esempio in Egitto, se ne può fare a meno, e allora va bene che ci sia un generale a fare un colpo di Stato e a decidere per tutti quanti. Insomma, questa democrazia, sì, se ci sono le condizioni va bene, altrimenti si può fare senza. Ecco, sono tutte queste idee, come dire, ogni giorno demoliscono o tentano di demolire quello che di buono viene fatto a scuola, e allora noi abbiamo bisogno di capire che cosa possiamo fare per fronteggiare non soltanto l'arrivo di tanti bambini, di tanti ragazzi giovani e meno giovani da altre parti del mondo, ma anche dobbiamo provare a capire in che modo noi possiamo erigere un muro contro la diffusione di queste idee pericolose, perché queste idee non possano smantellare quella cultura dei valori, della solidarietà, direi anche della fraternità, che la nostra scuola sta cercando di costruire. Ecco,
tutto questo ci pone davanti alla domanda classica: che cosa possiamo fare? Ma che cosa possiamo fare noi di fronte a sfide così enormi? Ecco, io ho già sentito molte idee positive, molte buone idee che diventano buone pratiche, sulle quali dobbiamo davvero investire. Ho sentito con piacere l'intervento anche della dottoressa De Pasquale, con la quale collaboriamo oramai da tempo, con la quale condividiamo uno sforzo straordinario per unire, ecco, per unire tutte queste energie positive di cui la scuola è ancora oggi straordinariamente ricca. Ieri scusi, professor Fiorin mi sente? Ricordava il libro di lavoro di Alfredo Giunti, della scuola come centro di ricerca. Ecco, questa io credo sia una delle idee, delle leve più importanti sulle quali noi possiamo investire. La scuola è e deve diventare sempre di più il centro di ricerca, noi diciamo il laboratorio di quella cultura nuova di cui abbiamo grande bisogno per riuscire a fronteggiare le sfide che abbiamo dinanzi e per soprattutto aiutare i nostri ragazzi, i nostri bambini, i nostri giovani a non ritrovarsi da soli di fronte a queste difficoltà. Mi sente? Costruire una rete di questi laboratori, una rete di questi centri di ricerca è uno degli obiettivi principali che condividiamo anche con Vinicio Ongini e con molte altre scuole con le quali ci siamo ritrovati lo scorso 15 e 16 di aprile ad Assisi, scuole anche della Calabria, di tutte le regioni italiane. Con loro e insieme a voi noi speriamo di ritrovarci tutti insieme il prossimo 9 di ottobre da Perugia ad Assisi. Ecco, lungo quella strada da Perugia ad Assisi è arrivato l'applauso? Sì, la ringrazio. Le posso farle una domanda? Prego. Ma voglio dire, dal suo osservatorio, no? Lei è uno che gira molto, vero? Va in giro per il mondo a portare appunto queste idee. Abitiamo questo mondo, sì. Come vede la risposta? Com'è la situazione quando si parla della pace, quando si parla di questi argomenti? Intende dire la risposta delle scuole? Sì. No, la risposta in genere, perché noi siamo della scuola e vorremmo sapere anche dal suo osservatorio proprio. Ma io penso che oggi siamo tutti consapevoli della profonda inadeguatezza delle risposte che vengono da tutti i responsabili della politica internazionale, diciamo quelli che contano, quelli che hanno le leve del comando, del potere, quelli che dispongono ancora oggi delle risorse per cambiare il corso della storia, per risolvere effettivamente i problemi. C'è una profonda inadeguatezza alla quale noi però dobbiamo rispondere non con la rassegnazione, non con l'indifferenza, ma cercando di fornire alla nostra società nuove iniezioni di concretezza, nuove pratiche concrete, perché la cosa più straordinaria è che anche nei luoghi peggiori, dove succedono tutti i giorni violenze inenarrabili, indicibili, anche in quei luoghi ci sono persone straordinarie che fanno esattamente quello che stiamo cercando di fare anche noi, quello che state cercando di fare anche voi. Io sono qui a Gerusalemme per tanti progetti, uno di questi è proprio quello di creare un ponte tra le scuole di Gerusalemme e le scuole italiane,
perché qui a Gerusalemme, dove convivono le tre grandi religioni, ma anche due popoli, quello palestinese e quello israeliano, c'è un grande laboratorio di convivenza che è in grande difficoltà, ma proprio perché sta attraversando grandi difficoltà è anche in grado di generare delle straordinarie energie positive. E allora quello che io, sul quale punto su cui voglio insistere, è proprio questa necessità di unire le energie positive, non sentirci soli e intrecciare i nostri cammini. Noi abbiamo pensato, abbiamo deciso che il prossimo 9 ottobre, quando faremo questa nuova marcia per la pace da Perugia ad Assisi, vogliamo che siano le scuole ad aprire e a chiudere questa marcia della pace, ad animare questa marcia della pace. All'inizio del nuovo anno scolastico è bene che noi aiutiamo i nostri bambini, i ragazzi, i più giovani, a fare degli esercizi di responsabilità. Ecco, la nostra scuola è un grande laboratorio di quella responsabilità che purtroppo spesso vediamo mancare quando pensiamo ai nostri governi, a coloro, ripeto, che stanno ai vertici delle nostre istituzioni e che spesso non riescono o addirittura non hanno nemmeno più gli strumenti per poter intervenire come sarebbe necessario. Bene, ecco. La scuola sicuramente ci sarà, perché accoglie sempre e soprattutto questi messaggi così forti. Allora noi la ringraziamo per le parole che ci ha dato e soprattutto per il suo lavoro. Io ringrazio davvero voi e vorrei concludere con un pensiero di una bambina di 11 anni di una scuola di Perugia, dove io risiedo normalmente, che all'indomani delle stragi di Parigi ha partecipato ad un confronto che si è fatto in classe e al termine di questo incontro, una classe questa dove ci sono molte culture, molte religioni come in molte delle nostre scuole, questa bambina Maddalena ha concluso con questa frase che secondo me è un po' anche il grazie che i nostri giovani fanno a tutti gli insegnanti che si impegnano con così grande coraggio e passione. La frase che ha pronunciato Maddalena è questa: la scuola ci ha fatto diventare amici, anche se siamo tutti diversi. Ecco, la scuola che ci fa diventare amici anche se siamo diversi è una scuola che ha raggiunto i suoi obiettivi, e questa è la scuola nella quale noi crediamo e vogliamo investire per tutta la comunità. Grazie. Grazie a tutti. Grazie per le sue belle parole. Grazie e buon lavoro. Grazie e arrivederci. Arrivederci. Bene, adesso vogliamo passare, abbiamo un altro piccolo incontro Skype con Fortugno. Giovanni Fortugno della comunità Papa Giovanni XXIII di Reggio Calabria. Io penso sia utile ascoltarlo, perché io per telefono mi sono fatta una serie ovviamente di telefonate con lui su quello che fa, gli impegni, e ogni volta diceva oggi posso venire, domani non so, perché oggi siamo impegnati, siamo con gli sbarchi. Ecco, appena sentirete, per lui racconterà, insomma, racconta un po' di storie della vita di tutti i giorni che fa con questo suo gruppo e dell'impegno che ci hanno, perché è un impegno forte di tutta la sua comunità con questi ragazzi che arrivano. Adesso lo ascolteremo dalla sua voce. Fortugno! Fortugno! Sì, però... Mi sente? Giovanni? Giovanni, mi senti? Buongiorno. Buongiorno Giovanni, sei qui a San Demetrio Corone, ciao, buongiorno. Bene, raccontavo di quello che ci siamo detti per telefono, adesso dillo tu, sei qui con noi. Intanto ho avuto il piacere di ascoltare
qualche intervento di stamattina e faccio un po' i complimenti per così il lavoro che avete fatto in questi giorni. Mi dispiace non essere stato presente proprio per motivi di impegno legati all'attività che facciamo. So che qualcuno ha avuto l'opportunità di vedere il video che ho mandato, dove un po' si racconta quello che noi viviamo in questo momento a Reggio Calabria, che in tutti i sensi è città di frontiera. Prima il sindaco citava le coste della Calabria. Ecco, noi siamo appunto assieme alla Sicilia, avete detto in tanti, la porta d'ingresso per migliaia di persone che arrivano, e questo sicuramente ha portato Reggio Calabria a un cambiamento che è come dire work in progress, nel senso che è in continua evoluzione, perché anche già da questi primi mesi della nuova stagione tra virgolette di sbarchi, se vogliamo così chiamarla, fermo restando che non si sono mai conclusi, perché noi abbiamo fatto uno sbarco anche il 25 di dicembre, giorno di Natale, insomma, ecco, sta cambiando anche quest'anno la modalità di accoglienza, mi spiego meglio. Adesso Reggio Calabria sarà attivata a Reggio Calabria quello che nel sistema di accoglienza viene chiamato hotspot mobile, per cui ci troveremo dalla primissima accoglienza, quindi all'hotspot, alla prima accoglienza e poi a quella che potrebbe essere la fase di integrazione. Siccome io in particolare mi occupo di minori stranieri non accompagnati, sin dal momento in cui mettono il piede a terra nel suolo della nostra città, e in particolare mi occupo anche, visto che nell'ultimo anno abbiamo avuto una grossa percentuale di arrivi di ragazzine, mentre 3 anni fa erano in percentuale minima, oggi invece c'è veramente una situazione che è in controtendenza. Soprattutto, per esempio, parlo dell'ultimo sbarco avvenuto un paio di giorni fa, noi ci siamo trovati con tante ragazzine nigeriane. Ora, questo cosa significa? Che significa che noi non è che abbiamo l'accoglienza nel momento in cui arriva e ci occupiamo solo di quello. Siccome questi minori sono tutti trafficati, gli eritrei per alcuni motivi, le nigeriane perché poi vanno a finire diciamo così sulla strada per lo sfruttamento diciamo così legato alla prostituzione. Di conseguenza il primo approccio proprio nel momento in cui questi ragazzini arrivano è determinante, proprio per cercare di capire subito la loro situazione e collocarli in strutture idonee. Sicuramente anche io cerco di agganciarmi un po' a quello che è il percorso vostro e anche alle fatiche che in qualche modo chi opera con i minori poi si trova proprio nella fase poi successiva, perché poi voi capite che ci troviamo con ragazzini che vengono torturati, che vengono ho visto e ne ho sentiti di tutti i colori, che è impensabile, veramente umanamente c'è qualcosa di pazzesco, e sono comunque sempre a rischio di tratta, anche quando sono nel nostro territorio, per cui va messo in piedi anche un sistema di accoglienza, anche di sicurezza verso questi ragazzini, anche durante l'inserimento scolastico, perché loro non possono essere tenuti, diciamo così, prigionieri, per cui mi spiego meglio, tendenzialmente per tenerli in sicurezza, a volte tenerli lontani da questi trafficanti, una delle prime cose che facciamo è escludiamo la gestione telefonica, no? Dell'uso del telefono, quando abbiamo già da loro una dichiarazione di essere a rischio di tratta, no? Per cui poi c'è tutta una procedura che avviene con la questura, eccetera. Allora, nel momento in cui un ragazzino viene inserito a scuola, e se io che sono operatore non do alla scuola e rimando per esempio che
anche attraverso un telefonino di un compagno questa ragazzina può prendere contatti con personaggi di questo tipo, capite che sono delle procedure che poi è una buona prassi, no? Che dovrebbe esserci fra scuola e chi comunque gestisce anche l'accoglienza di questi ragazzini. Ma la criticità secondo me sta in alcuni aspetti. Gli aspetti sono quelli legati più che altro all'inserimento scolastico, perché poi io stamattina, per quello che ho potuto ascoltare, ho sentito di ragazzini già di immigrati che fanno già dei percorsi, sono già avanti nella fase, diciamo così, di presenza nel nostro territorio. Noi qua a Reggio ci troviamo invece con i ragazzini che arrivano e che dopo qualche mese abbiamo anche da subito l'esigenza di inserirli nell'ambiente scolastico, no? Cosa succede? Succede che ovviamente il loro approccio con la scuola è diverso da chi comunque già ha fatto una scelta di rimanere. Faccio l'esempio, il caso degli eritrei. Voi sapete che gli eritrei tendenzialmente tendono a non rimanere in Italia. Io posso portare l'esperienza dei nostri piccolini che purtroppo dopo 8 mesi di condivisione di vita con loro, ragazzi splendidi, intelligenti, inseriti presso la scuola Montalbetti, di cui credo ci siano anche dei rappresentanti insegnanti là che li hanno avuto con loro, e una mattina ci siamo svegliati e non li abbiamo più trovati. Sono andati via, sicuramente in questo momento sono nel limbo fra il Brennero e il resto dell'Europa. Perché? Perché il loro obiettivo è questo, parliamo di ragazzini di 12 anni, questi ragazzini quando sono arrivati qua mi hanno raccontato delle loro torture, di quello che hanno subito in Libia, di quello che hanno dovuto vivere anche attraversando il deserto, per cui parliamo di ragazzini di 12 anni che comunque portano dietro un vissuto importante. Il loro obiettivo è scappano dall'Eritrea, scappano dall'Eritrea anche avvisando i genitori, 9 su 10 nel momento in cui loro già sono fuori dal loro paese, e scappano perché già dalla tenera età si sentono responsabili di mantenere la loro famiglia, perché tenete conto che gli eritrei, parlo dei papà, degli uomini, sono quasi tutti schierati al fronte dal dittatore Isaia Afwerki, che continua a precettare gli uomini, per cui sono tutti in stato, diciamo così, soggetti alla leva, e un papà percepisce circa 200 euro l'anno per mantenere la propria famiglia. E capite che questi ragazzini già si sentono responsabili, perché arrivano in Italia e nel momento in cui tu gli parli di scolarizzazione, loro dicono sì, sentono il desiderio di andare a scuola, ma sentono anche, hanno questa responsabilità che è quella dell'aspetto, diciamo così, lavorativo. E quindi ci troviamo di fronte a quale difficoltà? La difficoltà principale è quella di dire: io li inserisco in un percorso scolastico, generalmente per la fascia d'età viaggiamo intorno alla seconda e terza media, e dopodiché dovrebbero poi, se loro scelgono di rimanere, passare alle scuole superiori, dove verosimilmente riesce a fare un progetto con il percorso scuola-lavoro, quindi senti? Sì, adesso sì. Andiamo veloci perché sai che questi sistemi ogni tanto tradiscono più che il resto. Sì. Eh? No, ecco, cerco di essere sintetico per farmi capire. Cioè, è valida in questo momento la legislazione
che cura l'inserimento scolastico dei minori, che vale anche per l'accoglienza di questi ragazzi. Tutto il sistema dell'accoglienza dei minori si rifà ai minori italiani. Sono da considerare delle ipotesi o delle proposte di, di intervento anche dal punto di vista legislativo per l'inserimento di questi ragazzini, ma questo vale per le scuole come per altri aspetti, attenzione. Quindi ecco, io pongo una riflessione in questo senso. E poi personalmente ripeto, non stiamo parlando di situazioni, che tra l'altro hanno delle, appunto, come dicevo prima, delle esigenze specifiche. Quindi vedo veramente a volte faticoso, cioè a riuscire a un inserimento scolastico così, insomma, così come la prassi solita. Anche se devo dire, io per l'esperienza che abbiamo fatto con la scuola media in questa fase, è stata anche, ci siamo, attrezzati, abbiamo ragionato su soluzioni eccetera, quindi questo c'è stato. Però poi gli insegnanti si sono trovati, anche la dirigente, con dei limiti chiari che venivano fuori dalla legislazione. Detto questo, ho aperto un inciso, visto che voi parlate un attimino, cioè sto parlando con la scuola e quindi mi interfaccio anche per questo. Se poi volete una testimonianza di quello che sta avvenendo in questo momento, credo che voi avete parlato moltissimo di accoglienza, di integrazione eccetera, ma la difficoltà più grossa è che non c'è in questo momento ancora una scelta chiara da parte dell'Europa, e di conseguenza io parlo anche perché ho l'esperienza della Grecia, perché curo anche la parte dell'immigrazione in Grecia, e vi assicuro che quello che sta succedendo, cioè il costruire i muri, i fossati come li ha chiamati qualcuno, sta diventando veramente una moda. E noi, io ho 52 anni e ho vissuto con entusiasmo la caduta del muro di Berlino, trovarmi davanti invece un'Europa che ne sta costruendo altri 10, mi sembra di vivere quasi un incubo, impensabile. Però è reale che effettivamente noi purtroppo ci dobbiamo confrontare con questa Europa. E allora cosa posso dirvi in aggiunta? Posso dirvi questo, che l'Italia per quello che riesce sta facendo, può migliorare sicuramente, ci sono tante aree di intervento, una l'abbiamo citata poco fa, anche quella di inserimento, su cui l'Italia può crescere. Però c'è un rischio grosso in questo momento, il rischio è che ci troveremo quest'estate schiacciati, perché l'altro ieri è arrivato qualche giorno fa un barcone, pensate, qua a Reggio, agganciato alla Guardia di Finanza a Capo Spartivento, guidato da due scafisti ucraini, quindi scafisti ucraini di famiglie curde provenienti dalla Grecia. Quindi di fatto come descrivere l'immigrazione in questo momento, per tutto quello che sta avvenendo nel mondo, è come un fiume in piena. Non puoi costruire dell'argine, perché tanto l'acqua troverà una strada, una via diversa per sfociare e trovare il suo sfogo, e quindi chiuderanno da una parte e si aprirà dall'altra. La realtà però è che l'Italia sta proprio, no, dentro questo, proprio come dicevo prima, è la porta. Ecco, allora forse la scuola, io richiamo la scuola nel senso di dire, visto che l'opportunità grande che ha la scuola di lavorare sui giovani. Io ho la fortuna di andare a parlare in tante scuole e vedo che i ragazzi, quando vengono informati in modo serio, in modo non fazioso, cominciano a interessarsi, a capire che effettivamente il tema dell'immigrazione non è quello che viene proposto dai media, ma sicuramente è un'altra cosa. Ecco, e chiudo con una frase che penso dovrebbe stare un po' la metterei anche nelle classi, un po' come slogan, no? È una frase di Martin Luther King, che diceva: io non temo la cattiveria dei malvagi, temo piuttosto il silenzio degli onesti. Credo che questa sia la nostra responsabilità. Grazie, grazie di tutto. Dobbiamo stare molto attenti a questo.
Abbiamo preso dalle tue parole proprio le proposte che sono uscite dal tavolo di lavoro, quali sono le proposte che vengono fuori, no? Da tutte queste necessità che ci ha tracciato Giovanni, che sono un po' le proposte del nostro tavolo, no? Dove c'erano dei minori non accompagnati, che poi sono state riportate dalla dottoressa Franco. Grazie a Reggio Calabria, noi andiamo avanti, ascoltaci ancora. E io inviterei adesso a salire qui con me Don Giacomo Panizza e il professor Altimari, che è qui che mi sta guardando. Don Giacomo, allora, ovviamente noi ci diamo dei tempi qui, che perché a distanza diventa difficile anche no? relazionarci, dialogare. Allora, con chi vogliamo cominciare? Con Giacomo? Allora, Don Giacomo, insomma, sì. Lo conosco. Dove volete sedere? Allora, questo è di Don Giacomo. Perché questo è fisso, sto microfono. Allora, Don Giacomo lo conosciamo tutti. Perché è da moltissimi anni che vive in Calabria ed è venuto al sud per affiancare un progetto con i disabili. Quello era allora un progetto, no? Ed è venuto qui per un percorso, per seguire un percorso di libertà negata. Entra in Calabria, arriva nella zona di Lamezia, che è una delle zone come le altre, insomma, di frontiera sempre, e lì incomincia a conoscere la gente del posto. E ci sono altre cose che vede, no? E con cui viene a contatto, e allora da quella roba lì ne nascono tantissime. E nasce questa bellissima, no? Beh, poi lei mi corregge. Questa bellissima comunità dove lei adesso opera, e diciamo che è felice di stare in Calabria, da quello che abbiamo capito. Ci racconti qualcosa? Ci provo. Si sente? Sì. Qui non mi torna indietro. No, io sono stato imprestato in Calabria a fare il prete, perché quelli che incontravamo in carrozzina a Lourdes, se venivano da Brescia, da Bologna, eccetera, dicevano: io torno a casa, poi vado a scuola, poi vado in fabbrica, poi vado, eccetera, eccetera, eccetera. Quelli che venivano dalla Calabria dicevano: torno a casa e sono chiuso in casa fino al prossimo viaggio. E su questo, allora, quando mi hanno imprestato, io ho detto: ci provo, però ho provato con loro. Perciò quando la dirigente di stamattina, non la vedo, che parlava del BES. Sì. E che adesso nella scuola sarebbero i bisogni educativi speciali. E meno male che invece ha parlato del BES, sì. negli aspetti economici, negli aspetti della vita, negli aspetti dell'esistenza, negli aspetti proprio della ricchezza umana, che è invece il bilancio equo e sostenibile. Voi capite che il benessere ecosostenibile, voi capite che il mio spostamento in Calabria ha comportato da subito darmi da fare per l'educazione, perché questi che avevo conosciuto alla Lamezia Terme, anche se avevano 18 anni, 21, 22, il più vecchio ero io con 28 anni, ma come si dice lì, avevano bisogno proprio di apprendere, perché io sono stato imprestato per poi tornare a Brescia. Allora il patto era: aiuto qualcuno che poi si arrangia, perché apprende ad aiutare da solo e poi torno su. Dopo, per altre vicissitudini, sono rimasto qui perché gli ho messo in piedi la Caritas Diocesana, la scuola di dottrina sociale, cioè alcune cose, insomma, e così via. Però che è successo? Che sono stato sfidato io direttamente con la scuola, anche perché era il 76, poi nel 77 è uscita la riforma scolastica e lì si trattava di obbligatoriamente andare a scuola, obbligatoriamente stare in classe, obbligatoriamente riparlare di didattica.
perciò il mio spostamento in Calabria mi ha costretto a entrare, a tuffarmi nella didattica, in tanti modi, compreso anche le operazioni che ho sentito questa mattina legate proprio al servizio apprendimento. Cioè, dopo un po' di anni ho capito che quello che stavo facendo era il servizio apprendimento, o l'apprendimento servizio. No, perché con gli adulti e con persone in carrozzina che erano chiuse in casa anche con tanto amore, ma quell'amore catturante o quell'amore pauroso o quell'amore lasciato da solo perché gli enti locali non facevano niente con queste persone a casa, o quasi, sì, diciamo quasi niente, ma che non è diventato storia. Ecco, erano tutti episodi, quelli positivi erano tutti episodi come la rondine che non fa primavera. Perciò ecco, mi sono buttato direttamente nella didattica con loro, insegnando loro a leggere e a scrivere, e mi è capitato che, spostandomi in Calabria, mica c'era che potevi fare un servizio come capitava in Lombardia. Se lo facevi, ti arrangiavi. Allora ho detto loro, facciamo così, mettiamo su una fabbrichetta. L'abbiamo messa su e loro ancora non volevano andare a scuola perché tanto ci sei tu, oppure alcune maestre, non voglio litigare con i maestri, ma alcune maestre erano più disponibili nel tempo che gli avanzava dalla scuola e dalla famiglia a venire a insegnare, a leggere e a scrivere. Però guardate, hanno imparato di più quando messa su la fabbrichetta e gli dicevo, se compriamo una lastra di rame, facciamo un caminetto di 1 metro per 2, oppure facciamo un monumento per una chiesa, io visto lì che c'è l'icona, ecco, in altre chiese della Calabria invece che l'icona ci sono dei quadri fatti da noi, grandi 1 metro, ma se quella lastra di rame la paghiamo 110.000 lire, quei tempi erano le lire, l'abbiamo lavorata 2 mesi, a quanto la vendiamo? Ecco, i temi o i pensierini oppure i problemi di matematica erano questi, erano collegati alla loro vita. Solo che alla Lamezia Terme, non so se c'è qualcuno di Lamezia Terme qua, ma alla Lamezia Terme e fino a poco fa, perché adesso altri sono andati ad abitare in certe palazzine e così via, ma c'era il gruppo Rom italianizzato più grande del Mezzogiorno. Ce ne sono altri anche a Cosenza. No, sto tentando perché ho sentito stamattina l'elenco giustamente degli Erbrecht, giustamente della Grecanica, giustamente degli Occitani, ma ci sono anche Rom che non andavano a scuola. Oppure venivano iscritti e poi non c'era il problema di farli arrivare a scuola. Allora che è successo? Con i ragazzini e le ragazzine Rom ho provato a fare scuola nel campo. Con 1.000 persone, guardate, c'erano solo 2 persone che avevano, su 1.000, solo 2 avevano superato i 70 anni. Gli altri, io ancora quando vado al campo, cioè vedo gente che mi sembra con 30 anni più di me, invece hanno 30 anni di meno. C'è una mortalità incredibile, però c'è un sacco di bambini e bambine. Proprio un sacco di bambini e bambine che tengono accese scuole alle quali non vanno. Allora lì è cominciato così, ho preso una parrocchia che mi ha prestato come un po' come qui, 2 o 3, dove si fa il catechismo la domenica, insomma, e lì con alcuni insegnanti, gratis, gli abbiamo fatto 2 anni di, si potrebbe dire, di primina, tanto per capirci, che non era proprio la primina, però voi capite che non si trattava solo di insegnare a usare il quaderno, a usare la penna, ma a usare oggi il quaderno e averlo anche domani, il tuo quaderno, a usare la penna e avere domani ancora la tua penna e non 3 penne. Ecco, era tutta una modalità così, perciò questi aspetti di didattica a me è capitato con la disabilità, con i Rom, quelli italianizzati, e poi pian piano anche con altre problematiche, perché pigliamo il tema della droga, ecco.
la droga è molto collegata a giovani, più al maschile che al femminile, che hanno lasciato, abbandonato la scuola o sono stati anche abbandonati dalla scuola. Ecco, e perciò se stato, cioè, ripeto, a me è piaciuto moltissimo tuffarmi nelle cose della didattica, perché da parte mia mi era successo questo. Io sono del 1947, febbraio, che vuol dire che, non so se c'è qualcuno dei miei tempi, si arrivava alla quinta elementare e poi basta. Perciò si andava a lavorare. Io ho fatto il metalmeccanico, poi, no? Finché poi mi è venuto in testa di andare a studiare da prete, solo dopo la quinta elementare e dopo aver letto, quando ci riuscivo, Tesviller, l'Intrepido, Paperino e Topolino, no? Poi ho cominciato a studiare. Perciò quando incontro qualcuno in carrozzina o in piedi, giovane o vecchio, bambino o bambina, riesco a capire, perché a me è capitato, riesco a capire quando capiscono. E allora questi aspetti mi sono diventati, cioè, non vi dico quanto ho imparato insegnando a loro. E poi diciamo, ha cominciato a fare. Allora, la cosa più importante, no? Realizzare. Senta, una provocazione, ma perlomeno una richiesta, perché poi io ho studiato un po' di cose, volevo chiederle, ma quando è andato da Fazio lei, no? Ha fatto giù l'elenco delle cose che mi piacciono del Sud, ricorda? Sì. Ha fatto un bel elenco. Io ho preso una di queste. E mi è piaciuta l'idea di emigrare a rovescio, perché è uno dei nostri argomenti, l'emigrazione, di emigrare a rovescio, di andare a conoscere limbo, inferno, purgatorio e paradiso, la mia vita con altri altrove. Siccome anche il titolo di una delle sue pubblicazioni, un suo libro, vorrei sapere come questo. Sì, sì, è un libro che mi ha fatto la prefazione. Sì. Roberto Saviano, però gli ho detto, se me la regali ne vendo di più, però è successo così, insomma. Però il punto qual è? Che voi capite che emigrare a rovescio è una battuta, non esiste emigrare per dritto per rovescio, cioè, era perché è capitato alla Lamezia Terme, tutti mi dicevano che ero da un'altra parte. Non voglio litigare con nessuno, però anche nelle riunioni con i preti dicevo, ma ho messo su una fabbrichetta e mi vengono a chiedere il pizzo anche se lavoro, c'è gente in carrozzina che lavora, ma sono fuori di testa questi? Eh no, mi rispondevano che non ci vedevo bene, che la mafia non c'era, che avevo capito male. E me l'hanno poi confermato invece 25 anni dopo, che avevano capito bene. Però bene, sì. Sulla migrazione, voi capite che se siamo qui in questa zona, certo, stiamo tenendo presente questi aspetti. Io vi dirò anche questo, io mi chiamo Panizza di cognome, ma al mio paese, avendo la sorella e tutte cugine, non c'è più un Panizza al mio paese, che vuol dire che i miei sono venuti da un'altra parte, anche al mio paese. Non si capisce da dove sono venuti, ma è così. Nel senso che il mondo è fatto così. Perciò ultimamente con questi sbarchi, noi abbiamo cominciato con i primi sbarchi ad accogliere quelli che dall'Albania arrivavano sull'Adriatico. Però voi capite, magari mi chiederete perché la Calabria? È perché se anche qualcuno fuori di testa o sulla carrozzina sbarcava a Bari, sbarcava a Ancona, eccetera, eccetera, che facevano le Caritas di quella zona? E li mandiamo da Don Giacomo e me li portavano. Perciò il mondo degli albanesi l'ho conosciuto proprio in quei periodi, con i primi sbarchi, e perciò mi sono fatto aiutare da gente a Brescia che sono anche nelle zone di Lamezia, perché noi lì abbiamo le zone dei comuni, che c'è gente che abita lontano da chi è di qua, però parlano la stessa lingua, parlano le stesse modalità. Perciò ecco, in questi modi di capirsi con la lingua, in queste modalità di ma non tanto spiegare soltanto le parole, ma le frasi, ma il parlarsi insieme, ma il litigare
il non farsi imbrogliare, ma il, ecco, tutte queste cose me le sono imparate cercando di aiutare gli altri. Non vi dico quante cose mi è capitato di insegnare, no? E per questi, se mi capita adesso, che ne so, di insegnare all'Unica dal 99, no? per tutti quei libri, quelle scarabocchiate che mi sono uscite da questo aiutare gli altri a capire, mi rendevo conto che dovevo prendere appunti io, e gli appunti poi sono diventati i libri e le azioni e così. Sì, gli appunti io li ho anche letti, perché quel link che c'è sul Progetto Sud, che è la comunità, no, dove lei c'ha quel link, pensiamoci su. Sì. Sul link proprio parla di questo, del rapporto che lei c'ha multietnico, eccetera. A un certo punto dice, insomma, dovremmo, una cosa bellissima, mi è piaciuta molto, dovremmo sforzarci di superare certe vecchie categorie interpretative. Quando si parla, perché lei parlava del concetto, no, di immigrato, eccetera, tutte queste terminologie, poiché esse non ci aiutano a comprendere in maniera aggiornata il fenomeno degli stranieri immigrati in questo nostro territorio, il quale a sua volta è ancora luogo di emigrazione. Piuttosto lasciamoci aiutare dalla parola di Dio e dalle scienze umane a comprendere meglio noi stessi e gli altri stabiliti tra noi. Torniamo ad apprendere dall'ascolto dell'altro, a non negare il diverso da noi e non superare il mondo da noi da quello degli altri. Ognuno prende e dona, integra parti di sé con quelle degli altri. Queste cose qui, sì. Beh, ci soffermiamo un po' su questo, che mi piace molto questo concetto. Questo pezzo ho dovuto scriverlo per la Caritas di Lamezia Terme. È uscito un libro intitolato Di La Ruffa, intitolando Io sono un grande sognatore, che è una frase che è uscita da una persona che avevo intervistato per fare quel libro, intervistando 20 anni fa, okay? Queste persone che arrivavano per prime, il passaggio dai Vucumpra al passaggio più residenziale. Sto parlando della comunità marocchina, la Nord Africa, ecco. E con questi, lì c'è soltanto una donna cinese che ha detto no, noi siamo integratissimi. Ma tutti gli altri, ecco, poi le donne dell'est che lasciano i loro figli là, i loro figli, e vengono qua. Ecco, e lì il problema è questo, il punto è questo qui. Io mi sono fatto aiutare anche da una icona orientale, di Rublev, quella che vedevo, che anch'io avevo pensato così, la chiamano la Trinità. E invece, andando a studiare per scrivere questi libri, mi sono detto, ma quei tre là, possibile? No? E ho visto invece che si chiama Filoxenia tu Abramu. È l'amore per lo straniero di Abramo, che è il contrario della xenofobia. Perciò mi è venuta agile da spiegare nella Chiesa, sì. Quella cosa là, non voliamo in alto, ma teniamo i piedi per terra. Ecco, quella cosa là ci parla di Abramo, che sono passati tre forestieri e ha ucciso un capretto. Ma come, un capretto per tre? E quanto mangiavano questi? Invece è lo spessore dell'accoglienza, è lo spessore dell'amicizia, è lo spessore della non paura, è lo spessore... Grazie, è veramente bello. Il termine più esatto per dire interculturale è dire interpersonale. Questi sono veramente è un pezzo che mi è piaciuto molto. Un'altra domanda. Diciamo che c'è anche un altro pezzo di storia, un altro pezzo di vita, perché secondo me lei è veramente un eroe moderno. Sì, perché è riuscito e riesce a vivere in maniera anche molto difficile all'interno di una zona che, perché ha preso uno stabile, no? Requisito ad una famiglia, diciamo. Per adesso più di uno, però sì. Abbiamo cominciato così. Perciò lei, ecco, il fatto che ci stia lì e quindi in mezzo, come dire, alla guerra, per dar pace, questo è un segnale fortissimo, quindi proprio di forza, per far vedere come da vicino si possa far molto per gli altri. Non so spiegarmi, però
per gli altri si può far molto se siamo tanti anche noi, cioè altrimenti uno non può aiutare il mondo. A me è capitato questo, che Lamezia Terme è stato sciolto 2 volte per mafia, non so San Demetrio Corone, ma Lamezia Terme 2 volte per mafia nel giro di 11 anni. E che è successo? Che nessuna giunta comunale, pur avendo quasi 200 appartamenti confiscati, non li dava, pur avendo un campo rom con 1000 persone, che vuol dire che erano 300, quasi 300 famiglie, perché, e così via, oppure c'erano gli sfrattati e così via. Perciò in uno scioglimento un commissario prefettizio ingenuo chissà cosa ha visto tutto ste campo, queste baraccopoli, ha pensato di dare le chiavi degli appartamenti ai rom oppure a chi era sfrattato. Solo che tutti nel giro di pochi giorni tutti portavano indietro la chiave. Insomma, il commissario prefettizio ha capito che c'era i vecchi proprietari, i mafiosi, ai quali erano state tolte, che non volevano, cioè non volevano perdere la faccia in pratica. Come nella casa mia, non è più casa loro, ma è casa mia. Oppure, allora che è successo? Ha detto il palazzo più grande, allora ci metto dentro i vigili urbani, già che come comune paghiamo l'affitto. E i vigili urbani hanno detto: eccellenza, noi domani facciamo sciopero, perché lei viene da fuori, non capisce le dinamiche di Lamezia Terme. Allora quello ha chiamato me, mi ha chiamato e mi ha detto: lei può andare lei, no? Perché questi mi fanno sciopero. Però sui giornali è andato lo stesso il comunicato dei vigili, no? Però lui mi ha detto: questa figura lo Stato non dovrebbe farla. Allora io ho detto al commissario prefettizio: guardi eccellenza, io ho una famiglia numerosa, devo dirlo a quelli in carrozzina, devo dirlo agli educatori, devo dirlo al volontariato, devo dirlo, cioè devo dirlo, devo chiamarli tutti. Li ho chiamati e sostanzialmente, diciamo, quelli in piedi mi hanno detto: se tu ci sei, noi ci siamo. Quelli in carrozzina, c'è stata una voce sola, si erano messi d'accordo, hanno tramato. Non sto tentando di dire sì, che io non faccio l'eroe. Hanno tramato e hanno detto davanti a tutti: noi andremo ad abitare là. Noi vogliamo fare un regalo a questa città, di avere meno paura. Noi. Allora, l'ultimo libro che mi è capitato, che è uscito 2 o 3 mesi fa, cioè quando l'editore mi ha chiesto di mettere una frase per quando si apre il libro, e io ho messo la pietra che i costruttori hanno scartato, è diventata testata d'angolo. L'ho rubata alla Bibbia, ma la capiscono tutti. Bene, grazie. Grazie per tutto quello che fa. Allora, io adesso che i tempi, no? Purtroppo il tempo passa, noi vorremmo stare qua ad ascoltare, ma professore Altimari, che è direttore del Dipartimento di Lingue e Scienze dell'Educazione dell'Università della Calabria, insegna lingua e letteratura albanese ed è un presidente della Fondazione Universitaria Francesco Solano. E, professore Altimari, io volevo chiedere intanto qual è il ruolo della lingua, no? Della lingua Arbresh per la comunità, e che è una cosa poi importante, la lingua anche per le altre comunità minoritarie. Quindi il senso della lingua, le prospettive che può avere all'interno di una comunità. Innanzitutto un saluto a tutti e un ringraziamento alle istituzioni che hanno favorito questo incontro, quindi un plauso anche per aver messo in campo tante problematiche che, come abbiamo visto, sono un po' diverse, ma che appunto è bene che vengano, soprattutto in ambito scolastico, dibattute e trovare poi la loro come soluzione, appunto anche partendo dalle esperienze concrete. Abbiamo anche da quello che abbiamo ascoltato potuto vedere come ecco, c'è questa esigenza che le istituzioni spesso non sono, come dire, diciamo, sintonizzate, e lo si deve a singoli operatori, docenti, ecco, sacerdoti, in questo caso la Pannizza più
che guardano oltre per superare problematiche che abbiamo quotidianamente. Un saluto particolare alla preside appunto della mia scuola, in cui rientro sempre con piacere, perché insomma, ecco, il liceo è parte di questa mia formazione, quindi anche c'è un legame particolare con la comunità, ovviamente, oltre che con la scuola. Ecco, torno alla sua domanda, il ruolo della lingua. La lingua è stata l'elemento diciamo fondativo di questa identità, anche se c'è stato un periodo in cui la lingua, pur essendo centrale, era nella auto-identificazione ritenuto elemento centrale, però nella identificazione esterna l'elemento identificante delle nostre comunità era l'appartenenza religiosa. Questo è stato sempre così per tutti i popoli fino all'illuminismo. Non era l'identità etnica importante, quella religiosa. Quindi ovviamente questa all'esterno invece noi, pur essendo Arbresce, pur avendo la nostra lingua come elemento fondativo, venivamo identificati come greci. Appunto per questo, perché la comunità distingueva, in questo caso all'interno della nostra comunità c'erano i greci e c'erano i latini, ma non perché fossimo greci. E proprio da questa consapevolezza nel Settecento è partito un movimento che è venuto proprio in questo collegio italo-albanese, la sua, come si dice in albanese, vatra, il suo luogo di formazione, a convincere che, pur essendo di identità religiosa bizantina, si era di un'altra lingua. Questo merito appunto dell'Istituto Corsini, poi Sant'Adriano in Calabria, del seminario greco-albanese in Sicilia, che hanno rappresentato veramente due fari della nostra, non della nostra cultura Arbresce, ma dell'intero meridione, perché sono stati tra i luoghi di formazione di grandissimi intellettuali che hanno dato un apporto non solo alla cultura di appartenenza, ma anche alla cultura di cui facciamo parte, che è la cultura italiana. Bene, pertanto i progetti che lei già ha realizzato, le attività che ha già realizzato dal punto di vista linguistico, perché insomma la cattedra di albanese penso che sia l'unica in Italia, vero? Ossia, per fortuna no, non è unica. E qual è l'altra regione? Qual è l'altra università? No, per fortuna qui c'è una tradizione antica, le cattedre universitarie sono venute non casualmente, sì, sono venute grazie all'impegno proprio di questi gruppi intellettuali, proprio formatisi in questo posto. Qui va il pensiero al nostro, come dire, padre della letteratura, che avete visto nel monumento, nel cortile, Gerolamo Derada. Grazie a Derada, ha fatto della letteratura uno strumento che poi è servito, come dire, prima di essere una realtà nazionale, l'Albania è stata come grande attraverso la sua opera letteraria, e se c'è l'Albania lo si deve anche all'impegno di questi intellettuali, non solo Derada, ma tutti quelli che, c'era Derada, Santori, c'era Vincenzo D'Orsa, c'era Serembe, hanno creato un movimento italiano molto forte che ha posto le basi perché poi si svegliassero anche le altre forze intellettuali nei Balcani e scoprissero appunto di essere parte di questa identità. Quindi diciamo che c'è stato proprio questo movimento importante di Derada che ha fatto sì che a Napoli nel 1900 si creasse la prima cattedra europea di lingua e letteratura albanese. Ancora le scuole erano appena state aperte in Albania. Il governo del sultano, che adesso attraverso il neosultano Erdogan passa nei Balcani a cercare di convincerli della bontà di quello che hanno fatto nei secoli passati, dopo aver costretto questi popoli a stare per secoli, no, nella ignoranza, nella barbarie, adesso vanno con i loro petrodollari a convincere i popoli balcanici a dire che erano i loro vecchi, i grandi fratelli. Hanno tenuto questi popoli nella ignoranza, e l'albanese era proibito fino agli anni 80 in Albania, quando qui
c'erano già le scuole aperte. In questa scuola, nel 1848, Derrida aprì la prima scuola pubblica in Italia, quindi per dire che, diciamo, hanno fatto guardato avanti. E quindi, oltre a questa cattedra di Napoli, e sono state poi aperte la cattedra all'Università di Roma, all'Università di Palermo, poi all'Università di Bari, quindi all'Università della Calabria, e quindi in seguito poi sono sorte altre cattedre a Lecce, adesso anche a Ca' Foscari e Venezia, e quindi il panorama è abbastanza ampio. Ovviamente il nostro interesse è quello dell'Università di Palermo, che operano a stretto contatto con le comunità, e di dare risposte più aderenti ai bisogni ovviamente del contesto in cui operiamo. Però ecco, non sempre quello che facciamo riusciamo a farlo tradurre in azioni concrete, perché qui c'è molto ancora da fare. Ecco, qui, per questo dicevo, molto apprezzato l'intervento del capo dipartimento, la dottoressa De Pasquale, per l'alto messaggio che ci ha lanciato. Però ecco, volevo proprio ricordare al Ministero che, diciamo, nel passato abbiamo operato d'intesa anche con altri colleghi delle altre minoranze in Italia, e abbiamo prodotto, diciamo, delle cose molto importanti che purtroppo, ecco, sono ancora in qualche cassetto del Ministero. Ecco, giustamente ci ricordava di, come dire, di mettere in comune le buone pratiche, ma anche di dare valore a ciò che abbiamo fatto. Tra quelle cose che abbiamo fatto era un progetto di un master di secondo livello per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti, fatto a livello nazionale, che copriva con 4 sedi, tra cui la nostra università, l'Università di Torino, l'Università di Udine e l'Università di Cagliari, tutte le minoranze d'Italia, per coinvolgere l'intero sistema scolastico a dare un supporto vero alla formazione, perché qui, ecco, c'è bisogno di questo. Il sacrificio nostro, che siamo stati all'INDIRE per tanti mesi a lavorare su queste cose, è stato vanificato dalla spending review del governo Monti, che nel momento in cui doveva partire il progetto ha, come dire, inteso bene di, come dire, secondo la filosofia che sacrifica i diritti sulla base della compatibilità economica, accantonare quel progetto, per cui siamo ancora in attesa che venga ripreso, perché veramente ci è costato tanti mesi di lavoro, coinvolgendo anche forme molto avanzate del mondo scolastico su questo ambito. Quindi l'occasione è buona per, ecco, chiedere in questo caso al Ministero, ma anche all'Ufficio Scolastico Regionale, ovviamente, di darci una mano, perché appunto queste cose non si possono più sostenere con la buona volontà dei tanti docenti e dirigenti, che però appunto hanno bisogno di un supporto maggiore in questo campo. E un'ultima domanda, volevo chiederle una... il valore della lingua d'origine per una minoranza. Dicevo appunto, la lingua è l'elemento cardine della identità, non ha senso difendere un'identità e poi dimenticarci di trasmettere questo valore anche alle nuove generazioni. Anche qui la scuola può fare molto, però non può fare tutto. Non può la scuola sostituirsi a scelte che, come dire, marginalizzano il codice linguistico, se non c'è la consapevolezza nei parlanti del valore di questa. E vorrei anche qui, diciamo, è così, è sentito spesso la parola Europa come se fosse una brutta parola. Vorrei spendere qualche parola positiva, perché delle volte siamo, come, anche bravi a dimenticarci le cose buone e positive che l'Europa ha fatto. Ci ha dato 70 anni di pace, che molti riteniamo che fosse una cosa scontata, non è sempre stato così nella storia d'Europa. Ci ha dato tanti valori, ma ci ha dato anche la stessa legge di tutela delle minoranze linguistiche, che è venuta fuori non per caso, ma è venuta fuori perché c'era la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, che era stata approvata a Strasburgo nel 92,
che ha obbligato tutti gli stati del Consiglio d'Europa ad assoggettarsi a questa carta. L'Italia ha dovuto approvarla, nonostante una forte opposizione di movimenti che chiaramente, diciamo, che non hanno apprezzato il senso del valore del plurilinguismo e del pluriculturalismo contro questa decisione europea, che ha aperto le strade alla legge 482. Quindi, diciamo, tra le cose positive si tratta proprio di prendere atto che c'è questa legge. Purtroppo la legge si è impantanata. Qui, ecco, voglio anticipare un'iniziativa che come Fondazione Solano, assieme ad altre quattro fondazioni del territorio calabrese, la Fondazione Padula, Fondazione Guarasci e la Fondazione Istituto Mezzogiorno Mediterraneo, abbiamo preso per chiedere un rilancio di questa legge, ovviamente che ha nella scuola, ma anche nella stessa legislazione, si diceva dei programmi radiotelevisivi, cioè questa legge ha bisogno di essere rilanciata, e qui devo anche, chiudendo, diciamo, mettere in rilievo come purtroppo ci sono anche delle responsabilità della politica che ha fatto fallire questa legge, perché se il comune di Reggio Calabria all'epoca con sindaco Scoppelliti decide di sua volontà di stabilire che il comune di Reggio è un comune di lingua e cultura grecanica, cioè questo ha posto le basi per il fallimento della legge, perché purtroppo si sono aggregati in questo discorso, adesso è uscito fuori anche Messina che si è dichiarata di lingua e cultura grecanica, cioè ben 900 comuni in Italia si sono spacciati per lingue di minoranza. Questa è una responsabilità molto grave che ha fatto fallire e vanificare la legge, perché quelle quattro risorse che c'erano, che non bastavano per le comunità, adesso devono essere distribuite a mezza Italia, perché appunto mezza Italia si è scoperta di lingue e culture di minoranza. Purtroppo, ecco, qui c'è bisogno di una sterzata e i cittadini dovrebbero appunto dire basta a questo andazzo in cui ogni legge della Repubblica finisce per diventare un mezzo improprio, non per favorire i cittadini di questo nostro Stato, ma per creare vantaggi a chi non ne ha diritto. Grazie professore, grazie. E vogliamo chiamare adesso, noi ringraziamo i nostri relatori alla tavola rotonda. Io penso che abbiamo chiuso i lavori della giornata facendo qui venire il direttore generale, la dirigente, no, per il saluto finale, no, a tutti quanti, e Salvatore Laporta, il presidente degli SCAPI, che sono praticamente i promotori, no, di queste due giorni. Così concluderanno loro prima del... Poi se qualcuno vuol fare qualche domanda, eccetera, me lo dica adesso. Qualcuno vuol chiedere qualcosa? No! Allora passo subito la parola, temo, ma alla dirigente. Saremo brevissimi, io ringrazio tutti voi nuovamente di averci accompagnato in queste due giornate, abbiamo cercato di agevolare quelle che sono stati i disagi dell'avvio di questo nuovo collegio Corsini. Io mi aggancio a quello che diceva il professore Altimari per il fatto delle cattedre di albanese, che per le università sono più cattedre per fortuna. Per quanto riguarda invece la scuola secondaria di secondo grado, è l'unica cattedra di albanese che abbiamo sul territorio nazionale. Io velocemente volevo riflettere su quello che è stata la conclusione che abbiamo fatto un po' tutti noi, la positività che la scuola ha avuto questo momento di incontro e che quindi spero che giornate come oggi possano essere foriere di un lungo lavorio positivo, soprattutto alla scuola. Io volevo dire che noi operatori a volte, come diceva il direttore generale, il capo dipartimento, ci scontriamo con quella che è la legge italiana, perché non è adeguata a questo flusso migratorio. È già positiva però, tipo l'esempio dei collegi, i collegi che rispondono, devono rispondere a quelle che sono i canoni degli iscritti, eccetera, eccetera. E oggi abbiamo delle nuove emergenze.
Io volevo ringraziare gli operatori della scuola, quelli che non si sono visti, in primis i direttori amministrativi, il direttore amministrativo di Diamante, che ha curato la parte dell'alberghiero, diciamo, il direttore amministrativo del liceo di San Demetrio Corona, omnicomprensivo, il dottore Maurizio Scaramuzzo e quindi Elisabetta Tani. Allora, grazie a tutti di essere intervenuti e speriamo di poter far diventare questo appuntamento un appuntamento annuale per riflettere sulle nostre pratiche, gli sponsor e soprattutto il mondo che ruota attorno alla scuola. Ringrazio in modo particolare gli sponsor azienda vitivinicola Marini, Poderi Marini, e il dottor Madeo, per avere il dottor Madeo anche per aderire sempre a queste nostre insomma cultura e enogastronomia. Il presidente La Porta. Questo è il direttore. No, lui okay. Concluderà il direttore. Allora, io mi trovo a fare una cosa bellissima, cioè dire a ringraziare tutti, a tutti coloro i quali hanno permesso questa bellissima esperienza, che ovviamente è soltanto un primo momento, no? Di un percorso che vuole partire da qui, dal sud, per cercare di svilupparsi su quelle che sono le tematiche che abbiamo cercato di mettere l'attenzione. Purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di vedere tutto, di conoscere tutto. Per questo motivo, come abbiamo già detto, abbiamo ripreso tutto. Faremo un docufilm di questa esperienza, faremo una pubblicazione degli atti del convegno. Per questo chiedo cortesemente a tutti i relatori che sono stati qui ospiti di poterci dare una mano per poter realizzare nel miglior tempo possibile questa pubblicazione, affinché poi possa essere messa in circolazione, perché le idee devono essere messe in circolazione. Devo dire che abbiamo fatto un grandissimo lavoro e soprattutto ringraziare, come ha detto la preside, coloro i quali sono stati essenziali e quindi non si sono visti. E quindi io, permettetemi, perché effettivamente tutto questo che è stato fatto grazie a queste persone che adesso ringrazierò. E poi alla fine facciamo un applauso a tutti quanti in generale, perché sono davvero tantissimi. E innanzitutto vorrei ringraziare i tecnici che hanno fatto davvero un lavoro straordinario in questi giorni, avete visto anche Skype, veramente bravi, completamente veramente bravi. Vorrei ringraziare coloro i quali hanno pensato tutta quella che è la grafica, l'idea, il marchio che adesso è diventato, sarà il marchio di Mondi Insieme nei prossimi anni, che è Francesca Loe con la sua agenzia, che pure da anche... Vorrei ringraziare come ha fatto la preside, il dottor Arena, che è il direttore degli Scapi, che è questa organizzazione che cerca di mettere tutti quanti insieme le opportunità. Vorrei ringraziare, porto il saluto e il ringraziamento di tutti i sindaci che fanno parte di questa organizzazione. I sindaci dell'Unione Alberia. Due comuni, San Cosmo, Vaccarizzo, Santa Sofia dei Pini. Scusate, è il direttore amministrativo che mi agita, perché sono così tanti i comuni che io quando li dico poi li perdo vista. Allora, Santa Sofia di Piro, Vaccarizzo, San Cosmo, San Demetrio e San Giorgio Albanese. I sindaci dei comuni di Santa Severina, di Palmi, di Diamanti, Sant'Agata d'Essaro, Belvedere Marittimo, di Salerno, dove stiamo operando per aprire il programma Pitagora Mundus, e anticipo che stiamo lavorando anche con il comune di Belmonte per farla diventare borgo della Sapienza. Poi vorrei ringraziare tutti i ragazzi iracheni, curdi iracheni, che stanno facendo un grande lavoro dando senso di integrazione a questo progetto.
Vorrei ringraziare, citando gli sponsor che hanno permesso questa azione, quindi l'Amadeo, come abbiamo già anticipato, la Marini con la Volpe che ha dato i cioccolatini che abbiamo offerto ai nostri crediti ospiti, Diakos Lavazza e l'Accademia del Peperoncino e del Cedro, che hanno cercato di dare il senso in poco tempo cos'è la calabresità. La pasticceria Stilla di San Demetrio Corone, non sono sponsor, però io vi ringrazio personalmente i colleghi dirigenti scolastici in sala che ci hanno dato la vicinanza e quindi la condivisione dell'azione. Poi ovviamente dobbiamo ringraziare la gente di questo straordinario paese che è San Demetrio Corone, che ci ha accolto in maniera calorosissima. Vorrei veramente tutti ci siamo sentiti a casa. Vorrei finalmente ringraziare colui il quale ha permesso tutto questo, direttore. È una persona, ne ha parlato anche prima il capodipartimento. Un grande applauso per quello che ha fatto, per quello che farà e che faremo insieme, il dottor Ongini, che è qui. Abbiamo lavorato 4 mesi, stando giornate intere, sabato e domenica per vedere se il colore giallo stava appandando col colore verde, ma finché tutti quanti potessero avere tutto quello che voleva. È stato un convegno al femminile. È stato un convegno al femminile perché in effetti dietro questo convegno ci sono 3 grandi donne che voglio ringraziare pubblicamente, e sono quella che non si è vista ma tutti conoscono, Fabrizio Dragone, Fabrizio Dragone che ha lavorato veramente tantissimo, che è qui, e poi vorrei qui anche sul palco la dottoressa Giovanna Bergantin, che ha lavorato, mi credo, direttore, in maniera straordinaria, cercando di fare il tutto il possibile, e poi ovviamente la nostra preside, e chiedo di dargli ora quello che abbiamo cercato di dare a tutte le presenze femminili che sono venute qui. Anche adesso intervengono, adesso arriveranno. Ovviamente ringrazio coloro i quali hanno accolto il nostro invito. Cioè voi. Chiamerei anche i 2 direttori delle scuole. Prego. Questo è il nostro omaggio floreale che diamo alle nostre donne, perché tutto è donna, è stato tutto donna qui. Ringrazio i relatori che hanno voluto accogliere questo invito. E prego. No, la donna lì. Dobbiamo lavorare sull'integrazione anche su questo qui. E alla preside, direttore, io ho finito. Lei, come posso dire, rappresenta la scuola Calabria, rappresenta la nuova frontiera dell'educazione e della formazione. Solo lei può chiudere. Grazie. È stato detto tutto. Comunque San Demetrio Corone è stato al centro del mondo in questi giorni. Abbiamo avuto collegamenti da Gerusalemme, abbiamo avuto collegamenti da Reggio, in diretta streaming hanno potuto seguire, raccontare e sentire. Abbiamo parlato di migranti, abbiamo parlato di persone disperate che arrivano e sbarcano sulle nostre coste, soprattutto sulle nostre coste dell'Italia meridionale, e abbiamo visto in un numero eccezionale anche in Calabria. Quindi abbiamo parlato di tutto questo, quindi abbiamo coinvolto veramente una superficie grandissima di mondo. E io nell'intervento che ho fatto prima ho detto una cosa, ho visto chi mi ha preceduto ha detto ringrazio questo, e io che ho detto prima, da soli non si va da nessuna parte. Solo se c'è un lavoro di tutti, ma solo se c'è un lavoro di tutti, se c'è un lavoro di tutti quanti, ma guardate quante persone hanno partecipato e collaborato per realizzare questa cosa. È stata un'idea, il dottor Ongini, il ministero che si è dato da fare, il capo dipartimento che ha voluto, l'ufficio scolastico regionale che ha cercato di fare, la dirigente scolastica, ma tutte quelle persone che oggi non si vedono, collaboratori scolastici, assistenti tecnici, assistenti amministrativi, ragazzi, professori, paese intero, perché ho saputo che sono state anche ospitate le persone negli appartamenti, nelle case qui a San Demetrio Corone. Da soli non si va da nessuna parte. E poi lasciatemi chiudere una piccola cosa.
noi dobbiamo accogliere. Io ho detto dal 2013 ad oggi si è aumentato il 300% la migrazione e soprattutto gli sbarchi sulle coste calabresi, ma sicuramente la Calabria è una terra accogliente. Del resto abbiamo parlato oggi di comunità di lingue minoritarie, abbiamo parlato di Arbresh, occitani e grecanici, quindi un paese, la Calabria, una regione predisposta all'accoglienza. Per cui noi oggi con questo convegno qui a San Demetrio Corona abbiamo sancito questo principio che lo manderemo forte avanti, lo manderemo forte avanti come messaggio, e per quanto mi riguarda cercherò di poter riuscire a ottenere quello che è giusto che una regione come la Calabria abbia per poter valorizzare tutte le cose che abbiamo e poter fare quello che noi vogliamo fare, quindi poter avere le risorse. Il capo dipartimento ce l'ha promesso, per quanto mi riguarda cercherò di far mantenere questa promessa per quello che mi è possibile. Noi abbiamo il piacere di ospitarvi tutti al buffet della pausa pranzo e poi con il buffet vi salutiamo. Offerto un bel modo di salutare dall'Istituto di Istruzione Superiore di Amante, dove c'è un alberghiero neanche molto antico, cioè l'abbiamo aperto da pochissimo, quindi sarete graditi ospiti.